Davide, coordinatore del gruppo cittadino di Milano e anche Zagas Italia. E passo il microfono agli altri che si presentano. Ciao, io sono Veronica, e anch'io sono basata qui a Milano, facciamo tutti parte appunto del gruppo cittadino di Milano. Buon pomeriggio a tutti, sono Giovanni, faccio parte anche del gruppo cittadino di Milano, anche se abito a Como, però per giusti motivi mi appoggio qua. Ciao a tutti, io sono Ezio, sono nel movimento da circa 7 anni, quindi 2-8, mi sono arrivato l'anno dopo, che era sotto il movimento, e niente, continuo a vedere le cose in questo modo, anche perché le cose non sono mai ferme, si evolvono quasi di giorno in giorno, non si rimane mai fermi, neppure nel concetto di come finora i libri di storia ci hanno raccontato la storia. Molte volte cambiano, quindi dobbiamo metterci al passo. Ecco, potrei aggiungere qualcosa adesso? Ovviamente avete visto dei video che magari, allora, il primo era prettamente scientifico, voi vi chiederete che cosa c'entra, beh, i più informati lo sanno cosa c'entra la scienza con Zeitgeist, visto che Zeitgeist quello che si propone è di cercare di analizzare i fatti seguendo il più possibile dei canoni oggettivi. E cosa ci può essere di più oggettivo della scienza? Certamente la scienza non è una cosa che viene presa come un dogma precostituito, è sempre vero, è sempre giusto, è sempre l'unica soluzione, ma spesso nei problemi perlomeno pratici di tutti i giorni, quello a cui ci si dovrebbe, insomma, in qualche modo con cui ci si dovrebbe confrontare sarebbe appunto il metodo scientifico, cioè quello dell'osservazione dei fatti, della formulazione di un'ipotesi e poi eventualmente della formulazione anche di una teoria che possa in qualche modo far evolvere la situazione in maniera positiva. E quindi, insomma, è quello che più o meno è la colonna portante del movimento Zeitgeist, nel senso che troppo spesso abbiamo visto che opinioni così molto vaghe, anche a livello politico, hanno realmente fatto dei danni incredibili alla nostra società, di cui paghiamo le spese tutti i giorni. E quindi adesso su questo magari avremo modo di parlarne magari un po' più nel dettaglio, analizzando poi i 3 ispezioni che abbiamo preparato per voi oggi, che sono delle ispezioni che vi danno la possibilità di riflettere su alcuni aspetti magari non proprio positivi della nostra società, ma allo stesso tempo di porvi delle domande in modo da essere in qualche modo proattivi, di trovare delle risposte che possano far evolvere la situazione in maniera positiva. Ecco, anche qui si potrebbe vedere appunto il fondamento è un po' il metodo scientifico, nel senso che una persona vede che c'è un problema, non ne deve solo parlare, ma dovrebbe anche andare avanti e cercare di, insomma, far fronte a questo problema, no? Questo è un po' anche il concetto della resilienza, cioè se c'è una situazione di stress, una situazione traumatica, questo organismo cosa deve fare? Deve cercare di opporsi a questa situazione traumatica e di stress in maniera però positiva, in modo da venirne fuori nel migliore dei modi, insomma, poter reagire in maniera positiva alla situazione di stress e poter far fronte a questa cosa. Ecco, questa è la resilienza di cui tanto si parla anche in ecologia, che nasce però dal concetto fisico. Volevate aggiungere qualcosa anche voi? No, o facciamo un'introduzione alla filmati, di cui Davide. Va bene. Allora, il primo spezzone dei filmati tratta il tema della democrazia e l'aspetto economico della nostra società, fa vedere quali problemi ci possono essere dietro a una democrazia applicata in un mondo capitalistico dove tutto è in vendita. Devo fare partire il filmato. Sì, intanto però vi rinnovo il benvenuto a tutti e so che ci sono persone che vanno anche da lontano, vi ringraziamo particolarmente di essere qui presenti e quindi grazie per essere qui stasera. Eccoci qui, ci siamo. Oh, salve, mi spiace, siamo un po' in ritardo. Ah, scusate un attimo.
Ehi, hey Bob, al volo! Scusa, amico. Benvenuti a Culture in Decline, sono Peter Joseph. Questo show è pensato per quelli che sono delusi dell'attuale società, perché forse siete come me, quando vi imbattete in quello che noi chiamiamo società globale. Forse proverete un senso di disagio, ma anche di frustrazione sul modo in cui noi esseri umani ci siamo organizzati su questo pianeta. Il compianto astronomo e sostenitore del pensiero scientifico Carl Sagan, nella sua famosa serie di documentari Cosmo, ha posto una domanda. Se fossimo visitati da una specie superiore di un'altra parte della galassia e fossimo costretti a spiegare loro come amministriamo il nostro pianeta, per non parlare dello stato delle vicende umane di oggi, saremmo orgogliosi di quello che descriveremmo? Come potremmo giustificare il fatto che più di 3 miliardi di persone sopravvivono a malapena in un'estrema povertà e malattia? Oppure stanno morendo, a un ritmo di una persona ogni 2 secondi. E tutto ciò si verifica sulla scia di una realtà tecnologicamente avanzata, nella quale potremmo facilmente nutrire, vestire e dare riparo ad ogni famiglia sulla Terra con uno standard di vita rispettabile? Come potremmo giustificare la guerra globale? 230 milioni di persone uccise dai propri simili negli ultimi 100 anni, per questione di territorialità, risorse e ideologie dogmatiche obsolete? E ancora, tutto questo si verifica alla luce di un concetto scientifico, cioè che l'umanità è una famiglia che condivide un'unica casa, che siamo vincolati dalle stesse leggi della natura e quindi dalla stessa unificante ideologia operativa. Che dire del nostro sistema economico, fondamento di ciò che definisce la nostra società, per non parlare delle nostre motivazioni dominanti? Come spiegheremmo il fatto che, anziché organizzarci in modo efficiente, come un unico sistema per gestire sapientemente questa casa che condividiamo, ci separiamo, ci combattiamo e ci sfruttiamo in modo puerile l'un l'altro attraverso un gioco arcaico totalmente scollegato dall'ambiente? Un gioco, tra l'altro, che non solo sembra perpetuare un vasto spettro di atrocità sociali, ma che ora sembra stia ulteriormente destabilizzando la società, riducendo la salute pubblica. Mi dispiace dirlo, non mi interessa quello che pensate, né lo rispetto più di tanto. Perché? Perché in realtà non rispetto neanche ciò in cui credo io. Non ci sono prove per dimostrare che i valori tradizionali, istituzioni, strutture sociali o pratiche comuni che abbiamo oggi saranno ancora rilevanti domani. L'unica cosa che sembra resistere alla prova del tempo è questa stessa nozione di cambiamento, la comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo. Forse qualcuno potrebbe pensare che questa, in realtà, sia la definizione di intelligenza umana. Cosa ne pensate? Meno ne sappiamo e maggiormente siamo vulnerabili. Così, quando guardate fuori dalla finestra, chiedetevi: vedete intelligenza o dogma? Vedete una cultura che ascolta e che tende ad allinearsi agli ordini naturali via via che si rivelano, o vedete sforzi disperati e ostinati, specie da chi si trova in posizioni di potere, cercando di mantenere tutto uguale a scapito dell'intera esperienza umana? Sai, come te, io potrei essere solo un membro di questa famiglia che ora conta 7 miliardi di persone, e come molte famiglie qualche volta è difficile andare d'accordo. Ma a volte le cose vanno così male che c'è bisogno di un intervento serio. Questa serie rappresenta quell'intervento, sperando di salvare ciò che è, ovvero una cultura in declino. Non sono particolarmente interessato alla sinistra o alla destra, né al merito politico di alcun candidato. Ciò a cui sono interessato è l'idea di democrazia globale, di come esista da sempre e di come sia ciecamente accettata dalla maggioranza delle persone del pianeta come se fosse l'unica possibilità per soddisfare gli interessi di tutti e creare benessere. E quindi una gestione della società nel suo stato ottimale. Questo è ciò che mi interessa. Quindi, anziché discutere su chi debba essere il prossimo presidente, perché non facciamo un passo indietro e consideriamo domande più ampie? Come ad esempio, non so, forse, perché abbiamo un presidente, tanto per cominciare? Cos'è? Feudalesimo medievale? Pensavo che i giorni dei re, dei dittatori e del dare molto potere a una persona fossero giunti al termine. O più generalmente,
Non sembra un po' assurdo pretendere una democrazia partecipativa quando il pubblico stesso non ha alcuna voce? Quando si tratta di decisioni effettive prese da coloro che sono stati eletti, è abbastanza sbagliato che coloro che sono stati votati non abbiano alcuna responsabilità legale di fare quanto sostenuto nella campagna elettorale. Ma se si esamina la storia, si troverà il dato storico, che il benessere pubblico è sempre stato secondario ad altri interessi, principalmente interessi finanziari ed economici. Di certo, questo oggi lo sanno tutti, giusto? Perché il governo degli Stati Uniti, andando contro gli interessi pubblici, ha permesso al sistema bancario privato, un sistema che in realtà non crea nulla, di essere salvato con la somma di 13.000 miliardi di dollari? Lei ha una casa sul mare da 14 milioni di dollari in Florida. Lei ha una casa per le vacanze estive nella Sun Valley. Lei e sua moglie avete una collezione d'arte piena di dipinti da milioni di dollari. Mentre la gente è stata lasciata secco con un debito enorme, perdite di lavoro e un'economia stagnante. Se vogliamo persistere con questo stupido gioco che abbiamo inventato, chiamandolo economia della crescita, in cui il movimento di denaro determina tutto, potrebbe essere una buona idea concentrarsi su ciò che potrebbe realmente aiutare questo sistema economico a funzionare ad un livello accettabile. Pertanto, se si aumentano le tasse sui cosiddetti ricchi, si stanno in realtà alzando le tasse su coloro che creano lavoro. E se l'obiettivo è la crescita del settore privato, il miglior modo per realizzare quella crescita è di lasciare il capitale nelle tasche dei creatori del lavoro. Se quei soldi spesi per salvare le banche fossero stati spesi per alleviare il debito privato delle famiglie, lasciando sperimentare a Goldman Sachs e JP Morgan e a tutte le altre istituzioni finanziarie non produttrici e praticamente inutili il fallimento e la bancarotta che si meritavano, contemporaneamente nazionalizzando l'intero sistema bancario statunitense, l'economia degli Stati Uniti avrebbe potuto avere una possibilità. Perché? Perché le banche non contribuiscono a niente. Le persone con un lavoro invece sì. Se si vuole la crescita di questo tipo di sistema, c'è bisogno di posti di lavoro. Se si vogliono posti di lavoro, c'è la necessità della domanda e la domanda richiede persone che abbiano soldi da spendere. Aiutando il peso del debito pubblico si pianterebbero i veri semi della crescita economica. Per quanto ovvio possa sembrare, molti dimenticano una cosa. Il piano di salvataggio non ha mai aiutato l'economia americana, né funziona o funzionerà per aiutare nessuna delle economie sovrane in difficoltà nel mondo. Perché? Perché viviamo in una plutocrazia, non in una democrazia. E l'unico vero potere è in realtà dietro le quinte, non davanti. I poteri finanziari e commerciali non solo posseggono e controllano questo paese, posseggono e controllano l'intero pianeta. E no, non è un complotto, è un disordine del sistema di valori. Finché il simbolo del dollaro sarà associato ad ogni filo d'erba, ad ogni appezzamento di terreno, ad ogni pensiero fugace o invenzione, per non parlare di valutare il merito di un individuo, per il suo diritto alla vita attraverso il lavoro, non dovremmo aspettarci niente di meno, dal momento dell'inizio dello Stato, associato principalmente al potere del denaro, come guida definitiva delle decisioni umane, quindi come persuasione. Il vero potere è sempre stato finanziario, e quel gruppetto di persone che eleggete alle cariche pubbliche hanno anche loro i propri padroni, non dimenticatevelo. Il termine democrazia viene dal greco demos, che significa popolo, e krates, che significa governare. Le persone di una certa società esprimono le loro opinioni attraverso i voti e la linea di governo è creata dall'interesse della maggioranza, sempre che il processo sia stato formalizzato nell'antica Grecia e sia stato sempre sancito da allora. Tuttavia, non ci è voluto molto affinché venisse fuori un po' di cinismo, relativamente al metodo in sé. Dato che l'intera base dell'idea presuppone che il pubblico votante sia veramente istruito, abbastanza da sapere quello che sta facendo. Franklin Delano Roosevelt una volta ha affermato con lungimiranza: la democrazia non può avere successo a meno che coloro che esprimono la loro scelta non siano preparati a scegliere saggiamente. La reale tutela della democrazia è quindi l'educazione. Winston Churchill, d'altro canto, è stato un po' meno indulgente, affermando: la migliore argomentazione contro la democrazia sta in una conversazione di 5 minuti con l'elettore medio. Il famigerato Mark Twain è saltato inevitabilmente alla battuta finale dicendo: se votare facesse una qualsiasi differenza, non ce lo lascerebbero fare. Vorrei che chiedeste a voi stessi: se facessimo parte della classe ricca, la classe che detiene gli investimenti, parafrasando Thorstein Veblen, e volessimo salvaguardare i nostri interessi da ogni interferenza, cosa faremmo? Per prima cosa abbiamo bisogno di adottare la prospettiva più ampia possibile.
dobbiamo fare in modo che il pubblico votante sia quanto più possibile disinformato riguardo alle questioni rilevanti che potrebbero essere in contrasto con l'esercizio delle nostre istituzioni. Insieme a ciò, dobbiamo anche cercare di eliminare il più possibile il pensiero indipendente, logico, causale e scientifico. Quindi, sosteniamo un sistema pubblico di istruzione estremamente datato, sottofinanziato e carente, un sistema focalizzato solamente al fine di dare un giorno un lavoro ad una persona e non ad insegnargli come pensare criticamente e logicamente. Tuttavia, per rinforzare ulteriormente questo, abbiamo anche bisogno di spingere e premiare sistemi di opinione che supportino l'obbedienza passiva. Sistemi di opinioni e di valori che siano tenaci, irrazionali e che promuovono la chiusura mentale. La religione si rivela molto utile in questa circostanza. È possibile che la religione sia politicizzata e che i candidati la stiano usando come uno strumento? Io sono convinto che Dio abbia creato l'universo. E ci è stato imposto dalle scritture e da Gesù di opporci a tutto questo con tutte le nostre forze. Non dobbiamo pregare che Dio sia dalla nostra parte in guerra o in qualsiasi altro momento, ma dobbiamo pregare di essere noi dalla parte di Dio. Che Dio benedica la Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Penso che il Dio che ci ama, il Dio che ci ha dato la vita, che ci ha dato il nostro essere. E così, per ogni marinaio, soldato, aviatore e marine che è stato coinvolto in questa missione, lasciatemelo dire, state facendo il lavoro di Dio. Se le persone vengono educate per essere obbedienti e allineate, saranno pronte per estendere quell'obbedienza a quelli che pretendono il comando. Spunta. In seguito è molto importante che riconosciamo una caratteristica della condizione umana sociologica e unica, qualcosa che chiameremo psicologia del gregge, cioè la tendenza per noi umani ad aggregarci alla folla e a comportarci spesso in modo estremamente sconsiderato. Con le parole di Charles McKay, famoso autore di Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, gli uomini, è stato detto, pensano in branco, ma in branco impazziscono. Ritroveranno la loro ragione solo lentamente e presi uno ad uno. Tuttavia, questo non vale solo per una sommossa calcistica. Una tale persuasione all'assalto può essere generata anche solo attraverso eventi culturali condivisi. Ricordate l'11 settembre? Parliamo di follia di massa. Questo evento ha creato un'immediata follia di massa con paura e vendetta. E non ci volle molto per il governo degli Stati Uniti e per gli altri governi, infatti, per utilizzare al meglio tale follia e convogliarla a supporto di una legislazione draconiana e invasioni illegali. Tuttavia, questa tendenza psicologica del branco non solo è molto utile per instillare e pilotare problemi sentiti come importanti, ma è anche cruciale per stabilire limiti rigidi di dibattito, creando le tendenze per coloro che iniziano a mettere in discussione questi limiti, ad essere messi al bando e respinti dal gregge stesso. Sai, se qualcuno parla di una distribuzione più equa del reddito nella società, tutta la crescita degli ultimi 10 anni che si è verificata nel nostro paese è cresciuta non più dell'1 o del 2%. Fottuti comunisti. Se qualcuno specula sull'evidente manipolazione del potere e sulla corruzione, dannazione, sono stufo di questi teorici del complotto e delle loro balle. La Federal Reserve non può mica andare contro i propri interessi. E il cielo non voglia che arrivino quei buonisti che vogliono applicare conoscenze scientifiche moderne e con esse migliorare la nostra società. Sì, giusto. Cibo, vestiario, abitazione per tutti sulla Terra con la tecnologia. Utopisti somari. Ricordate, probabilmente, il miglior modo per controllare il pensiero umano è di instillare una profonda paura di esclusione sociale ed associare quella paura a tabù culturali. Quindi, dopo aver attivato questo principio, ora bisogna occuparsi del fastidioso problema della gente che potrebbe aprire gli occhi e lavorare per portare al potere politico qualcuno che causa problemi. Pertanto, sono necessarie alcune garanzie strutturali più specifiche. Fondamentalmente dobbiamo essere sicuri che i candidati non desiderati non siano in grado di accedere in alcun modo ai principali dibattiti politici. E se ci riescono, la prassi è quella di trattarli come fenomeni da baraccone. Stai suggerendo che l'eroina e la prostituzione siano un'espressione della libertà? Ciò che stai insinuando è, sai cosa? Se legalizziamo l'eroina domani, ognuno farà uso di eroina. Quante persone qui userebbero eroina se fosse legale? Come lo facciamo? Con i soldi. E il nostro consiglio aziendale ne ha molti. Abbiamo solo bisogno di assicurarci che l'uso di questo denaro per l'influenza politica venga svincolato. Con quelle vaste misure in atto, è ancora importante controllare lo svolgimento del processo elettorale dall'inizio alla fine.
Il miglior modo per farlo è di creare una falsa dualità, l'illusione di una competizione tra partiti. Abbiamo bisogno di un sistema a due partiti che discutano tra di loro, ma che sostengano le politiche elitarie, che sono utili per mantenere il nostro vantaggio. La bellezza di questa farsa dei due partiti dominanti è che non solo dà al pubblico l'illusione di una scelta, ma, cosa più importante, soffoca quei terzi partiti emergenti. Come sappiamo, questi fastidiosi e presuntuosi terzi partiti hanno da sempre creato problemi. Gli emendamenti per i diritti civili, il voto per le donne, i diritti dei lavoratori, leggi sul lavoro minorile e altri turbamenti per l'industria, sono derivati storicamente da questi nuovi terzi partiti. Non dal gruppo dominante e consolidato, noi. Quindi abbiamo bisogno di stare attenti a questo, abbiamo bisogno di abituare la gente a questi due partiti, in modo che non si preoccupino se ai due partiti venga dato il controllo sulla maggior parte del processo elettorale stesso. Hanno bisogno di avere il potere di gestire le regole della riorganizzazione elettorale, le primarie, le riunioni, i dibattiti e, naturalmente, noi, la classe dominante, modereremo le loro azioni attraverso gruppi di pressione e sostegno elettorale, esattamente ciò che il mercato libero promette, la libertà di manipolare ogni cosa. Dunque, ricapitoliamo. I liberi pensatori tendono a riconoscere la necessità di un adattamento e di un cambiamento, quindi abbiamo bisogno che l'istruzione tradizionale esistente avvenga attraverso l'apprendimento meccanico senza pensiero logico e critico. Successivamente stabiliamo chiari limiti di discussione e ci assicuriamo che quelli che vanno al di là del limite siano fermati dalla derisione e dallo svilimento. Poi abbiamo bisogno di sfruttare la psicologia delle folle e guidarla attraverso i nostri media, ad identificarsi con i problemi che noi vogliamo evidenziare o a distrarsi completamente. In merito all'influenza su larga scala, abbiamo bisogno di avere la libertà di fare qualsiasi cosa vogliamo e di usare la nostra grande ricchezza per influenzare sia l'opinione pubblica che i candidati stessi. Il nostro status legale di socio aziendale ci garantisce ora la libertà di parola e quindi la libertà di spesa. In seguito creiamo l'illusione pubblica di competizione e di scelta e otteniamo il maggiore controllo possibile sul processo elettorale. Le nostre pedine demopubblicane, con la nostra sponsorizzazione, ora gestiscono bene tutto questo, compresa la restrizione del dibattito pubblico e l'esclusione di tutti i terzi partiti che interferiscono. E se ciò non bastasse, che si fottano? Basterà riordinare noi stessi il conteggio dei voti con degli hackeraggi alla scatola nera dei voti negli stati più influenti elettoralmente. È così che va. Sin dall'inizio della civiltà, quelli al potere sono riusciti a contenere gli interessi dei popoli, modificando i loro valori, controllando le risorse attraverso il denaro, per non parlare del controllo dei processi di contestazione. È una cospirazione? Questi uomini così potenti si incontrano in luoghi occulti e si impegnano per capire come mantenere il loro potere? In realtà no. Non tanto quanto possiate pensare. Vedete, la cosa divertente di tutto questo è che tale processo di manipolazione è in verità autogenerante, via via allineato agli interessi personali che dirigono l'intero percorso. Vedete, la corruzione vera e propria non si verifica durante riunioni segrete. Il vero potere risiede in come voi, la gente, perpetuate, tollerate e sostenete i sistemi di fondo che vi opprimono. Per concludere, molti che guardano i contenuti di questo programma interpreteranno la grande buffonata nota come democrazia americana, o meglio, la farsa della democrazia globale, come un sistema che ha bisogno di una migliore regolamentazione. Le figure di spicco, gli attivisti intelligenti e senza peli sulla lingua, ACLU, Democracy Now, Occupy Wall Street, così come Michael Moore e Annie Leonard, che cercano ciò che definiscono cambiamento, in realtà operano tutti con gli stessi presupposti. Se riusciamo a regolamentare meglio il potere monetario e aziendale, possiamo salvare il mondo. No. Mi dispiace dire che fino a quando i presupposti sociali e quindi i motori psicologici della nostra economia, come squilibrio, scarsità, interesse personale, sfruttamento e competizione, fino a quando tutto ciò che non viene rimodellato in modo tale che il sistema inizi a premiare e rafforzare collaborazione, l'equilibrio umano ed ecologico, l'efficienza e la sostenibilità, niente cambierà veramente. In una condizione sociale in cui tutto si basa sul vantaggio a discapito dei altri, ciò che oggi chiamiamo corruzione in verità non è affatto corruzione. Sono solo affari, come al solito.
E seriamente, gente, cosa vi aspettate? In un'economia in cui tutto è in vendita proprio per sua etica intrinseca, evidenziata dalla falsa idea che non si può cooperare in modo intelligente e a beneficio di tutti, nessun livello di presunta corruzione dovrebbe sorprenderci minimamente. Ebbene, è in breve completamente ingenuo e assurdo pensare che perpetueremo questa filosofia economica appena descritta per poi contraddirla con l'idea che per alcuni elementi della società dovrebbe essere proibita la manipolazione monetaria e il guadagno. Ma non basatevi solo sulle mie parole, sedetevi e osservate il flusso e il riflusso di come ogni giorno ci muoviamo da uno scenario di corruzione all'altro. Certo, sistemeremo qualche problema anche rimanendo dentro gli schemi, ma fino a quando l'intero sistema rimane chiuso in se stesso, sfortunatamente è tutto per lo più una perdita di tempo e il miglioramento sarebbe molto esiguo. Modeste azioni preventive possono ovviare al bisogno di azioni più drastiche in tempi successivi. Pensate che vi abbiano insegnato parametri come gli intervalli di confidenza in un corso elementare di statistica e che ve lo lascerebbero fare. Ma se approfondite gli studi, scoprirete che non è consentito. Un frequentista di principio non è in grado di produrre una distribuzione di probabilità. La conclusione che vorremmo sottolineare quando pensiamo alla valutazione è il fatto che le risorse siano scarse. Ho già accennato a questo, cioè che come esseri finiti non possiamo decidere che i nostri scopi siano una descrizione statistica dell'eccedenza del governo al netto degli interessi. Deflazione. Credo che i rendimenti potrebbero calare, per dire meno dell'1% in 10 anni e meno del 2% in 30 anni. Che sarebbe effettivamente un controllo della politica monetaria da parte delle... Scoraggiante, vero? Potrebbe persino farvi sentire stupidi. Forse non c'è da meravigliarsi allora che, perfino con i collassi economici in corso in tutto il mondo, la disuguaglianza, l'aumento della povertà, il collasso del debito, i fallimenti delle banche, l'incremento della disoccupazione, solo pochi sembrano comprenderli. Per non parlare dell'economia moderna. Tutt'al più, ovviamente, il gioco delle deleghe, dove l'unica soluzione che la gente conosce è il semplice spostamento intorno alle sedie a sdraio sul Titanic, sperando che qualche politico o qualche indicazione della banca centrale salverà la giornata. Qualche anno fa, dopo essere arrivati alla conclusione che i nostri politici, legislatori e autorità potrebbero proprio essere degli incompetenti quando si tratta di una gestione veramente intelligente della nostra società, ho cominciato a cercare domande e risposte da solo, facendomi quelle domande su cose che molti oggi sembrano dare per scontate, ignorare o, peggio ancora, pensare di non avere alcuna capacità di approfondire. Chi si trova al potere deve essere per forza più intelligente e più informato. È una triste base della cultura moderna. Chi dice «rilassati, accendi la TV, continua a indebitarti, sforna un gruppetto di bambini, già che ci sei, e cosa più importante, continua a presentarti in quei posti di lavoro di cui probabilmente sarete convinti che servano a qualche legittimo ruolo sociale». Ricordate l'1% del mondo che possiede il 40% delle ricchezze del pianeta? È arrivata a quel livello perché voi non capite come funziona veramente il mondo. Tuttavia, mettendo da parte questo cinismo, mi dispiace, decisi che avevo bisogno di ricominciare da capo e pormi qualche domanda fondamentale su argomenti importanti che abbiamo rimosso e dimenticato. Se si facesse un sondaggio, facendo quelle che sono veramente le domande più importanti che riguardano la sopravvivenza e la prosperità umana, come, non so, che cosa realmente aiuta la vita umana, come viene coltivato il cibo, cos'è l'energia, cosa crea e rafforza una buona salute pubblica, cosa determina un utile o un dannoso sistema di credenze? Potete star certi che la gente darebbe risposte più concrete sulle statistiche del baseball, tendenze della moda, trame delle sitcom e scritture religiose. Non per sminuire i piaceri culturali e la creatività espressiva, che ci danno divertimento nella vita, ma abbiamo una distorsione delle priorità che si è dimostrata incredibilmente dannosa per il futuro della nostra sostenibilità su questo pianeta, dove la maggior parte ha a che fare con evidenti problemi di crescita. Non solo non capisce quali siano veramente le cause di tali problemi, ma non sa nemmeno che domande fare. E oggi non c'è ignoranza distruttiva più grande del concetto delirante noto come economia moderna. È in questo quadro fondamentale che ho trovato il maggiore interesse. Cos'è un'economia? Da dove viene la sua premessa fondamentale? Con cosa abbiamo a che fare esattamente?
L'organizzazione della nostra società sta trovando un punto di riferimento. Cosa stiamo facendo? C'è un punto di riferimento? Perché la discussione su questo argomento sembra essere così elitaria? È veramente così complicato? Ero così stanco di essere considerato ignorante in materia dai sedicenti esperti con cui ho discusso che ho deciso di impegnarmi e di leggere l'intero programma di studi macroeconomico dell'Università di Harvard, dalla laurea al livello di dottorato, insieme a tutti gli influssi principali, Hayek, Keynes, Ludwig von Mises. E sapete cosa vi dico? Sono veramente felice di averlo fatto, perché avevo alcune opinioni veramente deboli che avevano bisogno di una correzione, non tanto per quanto riguarda le mie idee sull'economia, ma che la vita è breve e io ho sprecato un'enorme, imperdonabile quantità di tempo leggendo questo linguaggio senza senso, antiquato ed eccessivamente intellettualizzato. Merda. Bob, te ne occuperesti per favore del pannello dei fusibili? Fai attenzione, non è... Come mostrerà il seguente episodio, l'economia moderna non è per niente economia. È una mera filosofia ideologica, basata su una serie di presupposti a cui è stata data l'illusione di persistenza. Non c'è assolutamente alcuna correlazione con l'integrità scientifica della nostra conoscenza dell'ambiente. Il sistema del mercato monetario, basato su credenze religiose, è al centro della stragrande maggioranza degli squilibri ecologici e sociali che osserviamo oggi nel mondo. Purtroppo è considerato normalità, quindi molti non vi fanno caso. Potremmo cominciare a capire che questa pratica e questa idea sono veramente un problema nella società e, secondo me, sono alla base di una cultura in declino. Benvenuti ad Economia Moderna 101. Domanda 1. Se viveste su un pianeta con risorse finite e una popolazione in crescita, incoraggereste un'economia basata sul bisogno della crescita e sul consumo per far sì che ogni cosa funzioni? Risposta corretta, no. Il fatto che la nostra economia richiede letteralmente un consumo e una crescita costante per mantenere il PIL a galla e la gente impiegata è il segno distintivo non di un'economia, ma di un'antieconomia. Domanda numero 2. Se foste un produttore, fareste prodotti che siano il più resistenti e duraturi possibile data la natura finita delle risorse e aveste un interesse nel massimizzare la produttività lavorativa? Risposta, sì. Oggi è il contrario. E non solo tutti i prodotti sono inferiori nel momento in cui sono fatti, a causa dell'esigenza di efficienza nei costi delle aziende per rimanere competitive. Molte compagnie praticano anche ciò che è chiamata obsolescenza pianificata, che riduce deliberatamente la qualità dei beni per favorire i continui acquisti per un maggiore profitto. Domanda numero 3. Se foste un progettista socio-economico, incoraggereste ognuno a comprare di tutto, accumulando quella proprietà personale protettivamente, sebbene molti prodotti siano usati di rado? Risposta: no, sarebbe inefficiente. Dovrebbe essere compreso il fatto che i beni siano tanto rilevanti quanto il loro utilizzo e che, quindi, un sistema di accesso condiviso, non una cieca proprietà universale restrittiva, sarebbe il modo più razionale di procedere. Domanda numero 4. Riguardo gli incentivi, incoraggereste uno spietato ambiente competitivo dove ognuno pensa a se stesso o a un piccolo gruppo? Risposta corretta, no. Sapendo ciò che sappiamo oggi sulla mentalità competitiva e il modo in cui genera violenza, insieme alla verità che la collaborazione e la condivisione di informazioni siano veramente i motori del progresso a livello sociale. La competizione sarebbe vista come l'organizzazione più limitativa, come pratica filosofica. Domanda numero 5. Quale sarebbe oggi la base per ricompensare? Pretendereste che ogni persona si sottomettesse ad altra per lavoro, in modo da conseguire mezzi per la sopravvivenza? No, sarebbe incivile e controproducente, dato lo stato della tecnologia. La capacità tecnica moderna è in grado di aumentare la produttività, al di là di qualsiasi cosa conosciuta nella storia umana, per non parlare dell'ottenere più sicurezza ed efficienza in generale. Forzare il lavoro umano per il reddito, di fronte a questo strumento di grande miglioramento, è semplicemente assurdo. Pensieri finali. Se dovessimo fare un passo indietro e riflettere su come oggi la specie umana si stia comportando verso il mondo, dal materialismo occidentale all'estremismo islamico, dalla guerra nucleare alla necrofilia, veniamo messi di fronte a una realtà oscura, ma ancora estremamente divertente. Il fatto reale è che siamo scimmie allo stato selvatico. Appena fuori dalla giungla di questo pianeta, con le parole del defunto grande George Carlin,
Uscendo a piccoli passi dal Medioevo, infatti, da un periodo di profonda paura e confusione rispetto a ciò che siamo, cosa stiamo facendo, come ci relazioniamo con gli altri, per non parlare di come ci rapportiamo con l'ambiente che ci ha generati. Da un lato abbiamo una vasta rappresentazione della presunzione umana, ignoranza ostinata, così tanto che se siete come me, qualche volta pensate addirittura perché dovremmo provare. Che forse questa specie meriti qualsiasi cosa le accada e il suo destino come un cul-de-sac evolutivo, una mutazione genetica errata, potrebbe essere una speranza ideale per questo universo. Comunque, cinismo a parte, è facile vedere che c'è un cambiamento in aumento tra la minoranza, che diventerà lentamente di maggioranza se lo permettiamo. Si sta verificando un risveglio. Un risveglio in cui le persone hanno smesso di imporre le loro idee tradizionali e i veri bagagli ideologici sul mondo e stanno invece incominciando ad ascoltare. Ascoltare ciò che gli strumenti del nostro ingegno ci hanno offerto. Ascoltare il messaggio della natura stessa. Se c'è un contesto che necessita di un serio intervento rispetto alle leggi naturali che ci governano, se c'è un contesto in cui abbiamo bisogno di prestare semplicemente attenzione, prepararci ad abbandonare tutte le nostre ipotesi precedenti e cambiare conseguentemente, è nel contesto economico. L'economia non è solamente una qualche astrazione arbitraria per elaborare e distribuire le risorse, si tratta di un modellatore di valore di fondo che ci programma con modalità di comportamento che si estendono in ogni area della nostra psicologia. È la religione globale operativa che alle persone piaccia o meno è per quelli che tra noi desiderano vedere la ragione trionfare sopra il dogma. Abbiamo davanti a noi una lunga strada. Sostenitori del modello di economia del libero mercato vi diranno che non c'è nessun altro sistema possibile per organizzare la società, che la base competitiva è l'unico modo per incentivare la nostra cultura primitiva. Essi vi diranno che l'interferenza economica ridotta dal governo è la chiave per preservare la vera integrità dell'economia di mercato ed anche la nostra cosiddetta libertà, che dicono sarebbe velocemente danneggiata in quanto si presenteranno di certo tirannie ed oppressione se fosse applicata una qualsiasi tipo di programmata pratica economica cooperativa. Parlano del vero libero mercato. Un ideale utopico nel quale afferma che la mano invisibile, se lo fosse consentito di andare avanti senza interferenze, allevierebbe la povertà, la miseria, gli abusi, la corruzione, i conflitti e l'efficienza, così comuni oggi nel mondo. Beh, come tutte le religioni, la delusione è comune. Poiché oggi il mercato è in realtà più libero che mai, con lo Stato che è niente più che una società madre, che lavora per aiutare le sue consociate commerciali che lo sostengono. Tutto è in vendita e nessuno è responsabile. Tutte le leggi naturali e le realtà fisiche che costituiscono la base per una vera efficienza tecnica sulla Terra, insieme alla consapevolezza e al ragionamento che si è adottati, possono letteralmente trasformare il mondo in un posto con grande abbondanza e prosperità mai viste prima, sono state respinte e sepolte, solo per essere messe in ombra da un determinato tipo di efficienza. L'efficienza del mercato. Un'efficienza che tiene conto dei soldi e solo dei soldi. Un'efficienza che è letteralmente scollegata da tutto ciò che aiuta e assicura la vita stessa. Un'efficienza che è circolare nella sua motivazione, in quanto non ha alcun riconoscimento delle leggi fisiche della natura. Le leggi della natura, le quali sono di fatto l'unico ed unico vero governo e sistema regolatorio che è sempre esistito e che sempre esisterà. Ma ancora una volta chi può dire che importi? Forse dovremmo semplicemente accettarlo tutti con facilità. Forse questo reality show del genere umano, questa parodia satirico-tragica di se stesso, per essere sicuri, facendo tutto ciò che sa, forse questo è il modo in cui funziona e le nostre menti, i nostri geni sono confusi. E stiamo solo aspettando la traccia della risata finale, quando l'astronave Terra sbatte contro il muro di mattoni psicologico. Penso che il tempo ce lo dirà. E fino ad allora appoggiatevi allo schienale, prendete i popcorn e continuate a guardare il più grande reality show di tutti i tempi. Alla prossima volta, sono Peter Joseph, un agente e una vittima di una cultura in declino.
Bene, mi sentite? Boh. Non so se funziona. Ci sentiamo, sì, sentiamo. Mi sentite lo stesso, prima. Magari. Ah, sì. Va bene, intanto benvenuti anche a chi è arrivato adesso. Un piacere vedervi, anche perché adesso mi si sente. Ragazzi, accomodatevi qua che prendi una sedia. È un piacere vedervi anche perché magari non è così scontato passare un sabato sera, un sabato pomeriggio, insomma, magari non è l'unica cosa da fare, lo shopping, però io passando, non so voi, chi è arrivato dal Duomo, insomma, io ho visto tante di quelle persone con le buste che facevano shopping, per cui è il modo forse migliore per distrarsi in tempi ben più, insomma, qui ci sarebbe da interrogarsi su queste cose. O forse il modo peggiore, questo ovviamente, questo è il dilemma, questo è il modo peggiore. Allora, avete visto appunto questo primo blocco appunto di Culture in Decline, che è una serie appunto di documentari che sono venuti fuori in realtà 3 anni fa, quindi sono già datati, diciamo così, però sempre molto attuali per quanto riguarda i temi. Si parla dei temi, insomma, classici, quelli del movimento Zeitgeist, da quando è nato, si interroga su queste questioni. Abbiamo visto che si parla principalmente di democrazia rappresentativa, si parla della finanza collegata alla democrazia, si parla anche di alcuni meccanismi dell'economia che sono piuttosto, insomma, diciamo, opinabili, no? Il fatto che l'economia sia così, cioè, fine a se stessa, cioè, il fatto di perseguire come solo scopo appunto il profitto, senza rendersi conto di come effettivamente stia andando il mondo, se ci sia un vero benessere, insomma, per tutti. Allora, questi sono un po' dei temi ovviamente trattati in questo primo pezzo, che se volete possiamo anche, su cui possiamo ragionare insieme, magari possiamo fare delle osservazioni, chi vuole fare un'osservazione ovviamente siete liberi di farla o di chiederci delle cose se magari non vi è chiaro qualcosa che è stato detto appunto da Peter Joseph. Infatti eravamo interessati a sapere di questo primo blocco cosa vi ha colpito, se c'è qualcosa che vi ha stupito, che ignoravate, oppure siete contrari a qualcosa che è stato detto o magari non avete capito qualcosa di specifico. Se c'era molto. Prego, no, questo è probabilmente perché di qualche anno fa questo film. Volevo aggiungere una cosa, penso che sia importante. C'è la OZ. Sentite bene? Va bene così, se no li passiamo al. Per la registrazione sarebbe un po' più. Allora, chi ha abitazione al microfono? Scusami. Sì, allora, probabilmente perché questo film è appunto già di qualche anno fa, volevo aggiungere un punto secondo me importante. Allora, probabilmente tutti, arrivo subito al punto per spiegare, sicuramente avete presente tutti Wikipedia, l'enciclopedia libera, che usa una licenza libera, sono delle licenze Creative Commons, varie licenze Creative Commons, usate tra l'altro anche da Zcase. Ecco. Chi ha inventato queste licenze? Un professore dell'Harvard? E cosa ha fatto? Ha scritto queste licenze. Poi a un certo punto cosa ha fatto? Ha detto, va bene, questa cultura libera che è nata, io ho visto anche personalmente le conferenze dove ha detto, però era importante, però veramente non ha senso. Adesso, cioè, ha senso sì, ma c'è qualcosa di più importante. In inglese lui lo chiama fix term democracy, quindi mettere a posto, di riparare, di aggiornare la democrazia. E lui sta facendo questo perché ha capito che quello che faceva prima faceva delle cose belle importanti, però finché il sistema è così com'è, comunque non funziona. Quindi se volete approfondire, fix democracy, Lawrence Lessig. Probabilmente sarebbe stato anche citato o magari evidenziato più di quell'altro che c'erano in questo film, però è più recente.
Lawrence Lessig si era da un attimino anche candidato quando c'era la campagna elettorale, però poi ha capito subito che anche a livello di fondi, a livello di dove poteva parlare o non parlare, aveva un comizio, gli hanno fatto subito fuori più o meno. Però sta ancora lavorando e sulla mailing list sua, ovviamente vale per gli Stati Uniti, lui comunque nomina alcuni diciamo persone alternative che pensano come lui, che sono appunto contro il sistema attuale, per avere veramente una rappresentanza, quello che magari in altri casi diventa il 99,9%. Grazie mille, perché effettivamente qualcuno aveva già sentito parlare di Fixed Democracy, qualcuno aveva sentito parlare di Lawrence Lessig, che effettivamente è appunto il creatore del Creative Commons, e quindi è un professorone dell'Università di Harvard, perché ha veramente rivoluzionato il mondo con questa creazione, diciamo così, della licenza libera. La licenza libera, magari per chi non lo sa, è semplicemente una licenza che dà la possibilità a tutti di usufruire appunto delle informazioni, di condividere materiale, che sia creativo, che sia a scopo divulgativo in generale, informazioni che si possono appunto distribuire liberamente, e prodotti dell'ingegno umano che si possano distribuire, sono libri, il più delle volte si tratta anche di video, film, eccetera. E cosa volevo dire? Come? Infatti ci sono tantissime cose in Creative Commons in particolare che sono state rilasciate come appunto libri e non solo, opere appunto dell'ingegno. Per i programmi di solito si usa un'altra. Comunque vi rimanderemo approfondito su Free Software Open Source una futura presentazione che potremo fare per approfondire queste tematiche. Tornando invece ai filmativisti, come diceva, questo movimento Fixed Democracy è un po' proprio quello che noi tendenzialmente non vorremmo fare, cioè non vorremmo aggiustare una cosa che si basa su un qualcosa che non è applicabile in questo contesto, andrebbe aggiustato il contesto, cioè andrebbe aggiustato il sistema socio-economico, l'economia. Anche qui, se siete interessati, vi rimanderemo alla prossima presentazione che sarà tra circa un mese, ma l'economia attuale ha bisogno di una crescita e, come sappiamo, il pianeta è finito, le risorse sono finite, il mondo è indebitato con se stesso, non si capisce con chi, a livelli stratosferici non si capisce come si possa continuare a crescere. Ovviamente chi governa la creazione dei soldi ha le carte per poter governare il mondo, perché riesce a pagare, come abbiamo visto nel filmato, riesce a influenzare i media, cioè possiede i media, quindi riesce a influenzare le persone, ha creato questo finto dualismo che noi abbiamo visto in questo filmato, il sistema americano. In Italia comunque abbiamo il centrodestra e il centrosinistra, le cose sono abbastanza similari, e quindi chi detiene i soldi, chi li crea, chi li governa, sostanzialmente governa il mondo, e questa tipo di democrazia non è applicabile in questo contesto. Il nostro obiettivo è proprio quello di far capire che magari bisognerebbe chiedersi come funziona l'economia e come potremo gestire il mondo in maniera diversa. No, mi volevo riallacciare al discorso del Creative Commons. Creative Commons non è una, in pratica è un sistema di licenze che non è il contrario del diritto d'autore. Voi sapete cos'è il diritto d'autore, no? In pratica dovrebbe tutelare economicamente soprattutto la creatività delle persone, chi deposita, non so, una canzone, un'intenzione, un film, eccetera. E quello che fa questo lo fa già la SIAE, la Società Italiana Autori ed Editori, che non è nient'altro che una banca, un'amministratrice economica di questi diritti. Il Creative Commons non vuole, vorrebbe sì abolire questo sistema, perché non è più una banca, la creatività non è più
un prodotto in vendita. La creatività, cioè la Creative Commons, tutela la paternità dell'opera, ma non la mette in vendita come una meretrice. Questo fa la SIAE, comunque. Sì, vorrei solo concludere per poi partire con la seconda spezzone con una domanda che si lega a quello che abbiamo visto. Chi è che controlla chi? Il governo controlla l'economia o è l'economia che sta controllando il governo o i governi mondiali? Dai, andiamo col secondo. Andiamo col secondo. Oh, salve, hey. Ditemi, secondo voi, questi pantaloni mi fanno il culo troppo grosso? O piuttosto non abbastanza formoso? È ora di un piccolo rialzo di natica. O magari un po' di liposuzione per togliere queste maniglie dell'amore, almeno. E forse già che ci sono, un po' di palestra per gli addominali. Non sarebbe male. Ma un momento, perché dovrei fermarmi qua? Dal momento che sono un po' troppo pigro per lavorare su questi pettorali, forse potrei installare una protesi. E fare un piccolo lifting del collo. Dovrò pur fare qualcosa anche per questa calvizia maschile, no? Cos'è quello? Un lifting delle sopracciglia? No, non voglio sembrare sempre completamente sveglio. Piuttosto credo che finirò con una serie di iniezioni di botulino. Mi tireranno un po' su queste rughe. Sapete, il botulino, quella neurotossina chimica che paralizza temporaneamente i nervi per un'illusione di gioventù. Marshall McLuhan disse una volta che l'ultima cosa che un pesce noterebbe nel suo habitat è l'acqua. Allo stesso modo, le realtà più ovvie e potenti della nostra cultura umana sembrano essere altrettanto le più sconosciute. È solo quando ci prendiamo una pausa, spesso a rischio di alienazione sociale, mettere in discussione i principi fondamentali su cui sono orientate le nostre vite, ci farà intravedere una scura verità a proposito della nostra presunta normalità. Oggi viviamo in un oceano con enormi ondate ossessive sul nostro status economico. Materialismo, vanità, ego e consumismo. Le nostre stesse vite sono state definite non dal nostro pensiero produttivo, contributo sociale e buona volontà, ma da una superficiale insieme delirante di associazioni dove il tessuto stesso della nostra società trasuda di romanticismi da quattro soldi, connessi alla vana competizione, al consumo eccessivo e a dipendenze nevrotiche, spesso correlate alla bellezza fisica, al prestigio e alla ricchezza superficiale. In effetti, è un conformismo sociale mascherato da individualismo. Con virtù quali equilibrio, intelligenza, pace, salute pubblica e vera creatività lasciate marcire sul bordo della strada. Il brodo culturale nel quale sguazziamo oggi è altamente inquinato. Inizia con la nostra prima formazione, in cui essere intelligenti e concreti vuol dire essere un secchione, un asociale o un genio incompreso. Invece verrai accettato se sai apparire e magari sei ricco, muscoloso e senza cervello. O rafforzando l'idea che pensare, conoscere e sfidare venga ridicolizzato, mentre mantenere lo status quo, conformarsi agli ideali imposti dalla società, significa essere apprezzati. Da questa prospettiva, il multimiliardario passa da un'icona culturalmente accettata all'apice del successo, ad un esemplare attinto da gravi disturbi mentali, per una conclamata dipendenza compulsiva in cui appunto il miliardario si rivela come un abominio sociale sotto mentite spoglie, per il suo obiettivo di accumulare redditi socialmente ridistribuibili, per nessun'altra utilità all'infuori di un semplice prestigio egocentrico. Ma poi in definitiva non si può essere troppo duri con loro, giusto? In quanto a ciò che stanno facendo è solo quel che è stato loro insegnato. Così come le religioni in cui credete o le strategie che adottate per sopravvivere sono dettate dall'ambiente che trovate intorno a voi. Allo stesso modo anche i molti altri aspetti sociali della nostra vita vengono influenzati dallo zeitgeist del momento. Quindi forse dovremmo iniziare a mettere in discussione cosa in realtà stiamo cercando di realizzare piuttosto che lamentarci, guardando al progresso e al successo così come sono intesi oggi. Non so voi, ma io comincio a sospettare che il nuovo stile di vita commerciale che è stato propagandato da economisti e storici come una sorta di meraviglia dello sviluppo umano sia in realtà una forma nascosta di ritardo. Un'invisibile distorsione dei valori che ci rende malati, antisociali, sempre più vuoti, ecologicamente indifferenti e forse sempre più malleabili per le fazioni di controllo della nostra stessa società.
Forse e solo forse le nostre lotte culturali moderne per il cosiddetto successo in sé in realtà non sono per niente sintomi di progresso sociale, ma i sintomi di una cultura in declino. Se torniamo indietro agli inizi del XX secolo, troviamo un importante bivio per l'industria, dove il rapido progresso tecnologico stava cominciando a sfidare le basi più elementari dell'economia tradizionale e quindi del funzionamento sociale. Vedete, al centro del nostro sistema socio-economico c'è il lavoro e la domanda. Senza domanda, ovviamente, non c'è bisogno di produzione ed occupazione. E senza occupazione i lavoratori non traggono entrate o potere di acquisto per comprare i beni che mantengono l'economia. All'inizio del 1900 una forte espansione della produttività, dovuta alle nuove macchine dell'epoca e alla meccanizzazione, ha portato a qualcosa che l'industria non aveva mai visto prima. Una sovrabbondanza di merci. In un articolo del 1927 ne Gli Affari della Nazione, in un'intervista, l'allora segretario del lavoro James Davis dichiarò: «Può darsi che i bisogni del mondo di una settimana alla fine verranno prodotti in soli 3 giorni di lavoro». Anni dopo, l'ingegnere Buckminster Fuller descrisse il fenomeno come essere in grado di realizzare di più con meno. Grazie al fatto che la manodopera, l'energia e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici erano effettivamente in diminuzione, mentre gli stessi risultati stavano accelerando. In altre parole, l'industria stava diventando tecnicamente più efficiente. Tuttavia, prima del XX secolo, l'America, le società occidentali in genere, mantennero un'etica di frugalità nel complesso. Era diffuso un comportamento etico in cui si producevano le merci per la loro utilità, una cultura dei bisogni reali non ancora orientati ai desideri, e molte persone davvero non vedevano la necessità di aumentare il loro consumo soltanto perché potevano. Così gli industriali più influenti e i progettisti sociali avevano una scelta a questo punto: o il sistema si adattava a questo nuovo modello di produttività di più con meno, che poteva significare un aumento del tempo libero, un accorciamento della settimana lavorativa e un aumento delle tabelle retributive e diminuzione dei costi dei beni, per rispecchiare questa ritrovata abbondanza come una necessità. Oppure doveva succedere qualcosa di più drammatico. I valori sociali più profondi e i valori della cultura dovevano essere modificati. Un sistema in cui l'idea di consumare diventava fine a se stessa. Consumare per ragioni di consumo, per mantenere lo status quo. Inutile dire che per la natura della filosofia capitalistica ha prevalso che cosa c'è? Ah, giusto. Dicevo, inutile dire che per la natura stessa della filosofia capitalistica quest'ultima idea fu ritenuta l'unica opzione razionale. L'etica vigente del sempre maggiore profitto e guadagno per l'industria non poteva essere compromessa così l'idea alternativa di lavorare perché una certa abbondanza soddisfi i bisogni umani, consentendo forse un livello di libertà personale mai visto prima, forse anche verso un fiorente nuovo periodo di illuminismo per l'esistenza umana. È stata rapidamente troncata dagli interessi della classe proprietaria ed il mondo che vediamo attorno a noi sempre più pieno di stronzate, vanità, materialismo, rifiuti, salariati, schiavi del debito, di conflitti e consumo compulsivo e irrazionale ne è il risultato. La stagione dello shopping natalizio è partito in modo molto violento. Una commessa di Walmart è stata travolta e uccisa, calpestata dai clienti affamati di saldi del dopo ringraziamento. Tutti gli acquirenti a terra nei pressi del Michigan alle 5 del mattino. Nonostante molte persone cadevano a terra, gli acquirenti continuavano la carica. Cazzo, vi volete calmare? Spingete ancora uno dei miei amici e pugnalerò uno di voi, figli di Un altro incidente qui. Una donna incinta di 28 anni è stata buttata a terra da quella stessa folla. Testimoni qui sulla scena dicono che la donna ha effettivamente subito un aborto spontaneo. Nel sud della California spari all'interno di un negozio di giocattoli affollato. Una donna, per arrivare prima degli altri, ha aggredito la folla con spray al peperoncino. Coloro che conoscevano D'Amour hanno definito la sua morte senza senso. Si comportavano come animali, solo per comprare qualcosa da $5, per risparmiare $5. In realtà hanno assassinato questo ragazzo. Da quanto tempo sei qui? Sono qui da 3 giorni. Con parole tue, cos'è ti porta qui? Televisori. Mio figlio vuole il... quello che vogliono è un tablet, credo. Si chiama così? Ma mi pare di aver capito che non li vendono a metà prezzo. È un vero peccato. Ci si prendono un sacco di spintoni nei negozi. L'ho visto al telegiornale. Avete mai avuto questa esperienza prima? Non in un negozio, solo ai concerti di musica.
ma so come va, così mi sono preparata. Quindi siete pronti a respingere la gente? Più o meno. Cosa pensi di questo consumismo di tipo impulsivo, che a volte diventa veramente forte? Non lo so, sento che sarà un sacco stressante per tutti. Vorrei parlarvi di Eddie Bernays. È considerato il padre della pubblicità moderna. È famoso per aver trasformato l'antipatico termine propaganda in pubbliche relazioni. Bernays prese spunto dalla psicoanalisi freudiana ed iniziò ad applicare alle campagne pubblicitarie una semplice idea: associare e sfruttare i desideri sociali primitivi comuni alla maggior parte degli esseri umani, come ad esempio la sessualità ed il prestigio personale. È molto più lunga dell'anno scorso. È quasi 10 centimetri più lunga di alcuni modelli. Oh! Le merci sarebbero diventate meno rilevanti nella loro utilità e più viste come un simbolo della propria identità o individualità, trasformando semplici desideri in bisogni emotivi. Bernays era la risposta ad una crescente richiesta dei leader industriali per riprogrammare la società e creare una nuova cultura del consumatore. Charles Kettering, direttore della General Motors nel 1929, scrisse della necessità di mantenere il consumatore insoddisfatto. Il banchiere di Wall Street, Paul Mazur, disse: «Dobbiamo spostare l'America da una cultura del bisogno ad una del desiderio. La gente deve essere addestrata a desiderare, a volere cose nuove anche prima che quelle vecchie siano interamente consumate. Dobbiamo forgiare una nuova mentalità in America». E ha funzionato. L'innovazione tecnologica di radio e televisione contribuirono ulteriormente a tal fine, con una campagna di saturazione in tutta la società americana, che si diffuse rapidamente in tutto il mondo. La pubblicità non serviva più a descrivere la funzione di un bene e la sua integrità intrinseca, era ora orientata alla manipolazione sociale, alla creazione di inferiorità, vergogna, senso di colpa e falsi problemi che potevano essere risolti con l'accettazione dell'acquisto. Vedete, al centro della pubblicità c'è lo sfruttamento della nostra profonda natura sociale. Trasforma l'identificazione empatica della comunità in un'arma di giudizio e di relativa insicurezza. Infatti, alcuni anni fa, uno studio pluriennale in cui la televisione occidentale fu portata in una cultura che non l'aveva mai vista prima, fu condotta sull'isola di Figi. Entro la fine del periodo di osservazione, l'effetto dei valori materialistici e di vanità ebbe un bilancio pesante. Una percentuale rilevante di giovani donne, ad esempio, che prima aveva adottato uno stile di peso sano con tutte le curve a posto, cominciarono ad essere ossessionate dal voler essere magre. Disturbi del comportamento alimentare, che erano praticamente sconosciuti in questa cultura, iniziarono a diffondersi e le donne in particolare ne furono trasformate. Ma torniamo alla nostra lezione di storia. Questa nevrosi da vanità materialista e ossessione da consumo, per quanto potente, non era sufficiente a garantire la stabilità della religione capitalistica e i benefici vigenti per i grandi sacerdoti della classe proprietaria. L'ingegneria del consenso, affiancata dalla pubblicità, nell'era tecnologica portò un altro brutto problema per l'azienda: una maggiore efficienza del prodotto. Non solo la produzione galoppava più velocemente rispetto al consumo tradizionale, ma anche la qualità dei beni individuali cresceva, sulla spinta dei progressi scientifici della progettazione, rendendo la necessità di acquisti ripetuti sempre meno comune. Beh, questo non andava bene. Ricordate il motore principale del lavoro, del profitto, del consumo, quindi il motore principale della nostra economia in generale, è la scarsità, è l'inefficienza. Infatti, il nemico dell'economia di mercato è sempre stata la competenza. Quanto più è longevo e ben fatto un prodotto, tanto peggio è per l'industria. Così si ruppero gli indugi e nacque l'obsolescenza programmata. Nel 1932, l'industriale Bernard London diffuse un opuscolo intitolato «Fine della depressione attraverso l'obsolescenza programmata», dove l'idea di impoverire universalmente le merci per generare più domanda di lavoro e crescita sembrava logica. Alcuni addirittura volevano renderla legalmente obbligatoria per tutti i settori industriali, dove i cicli di vita erano decisi non dallo stato naturale della capacità tecnologica, ma dalla necessità continua di creare lavoro e aumentare i consumi. Infatti, l'esempio più notevole di questo periodo storico, Tello Phibes del 1930 per la lampadina elettrica, dove in un momento in cui le lampadine erano in grado di durare fino a circa 25.000 ore, il cartello impose per ogni azienda di limitare la vita della lampadina a sole 1.000 ore per garantire la ripetitività degli acquisti. E col tempo, alla fine, questo diventò un approccio strategico per tutte le industrie.
se ci mettessimo a tavolino a confrontare la vera efficienza possibile oggi, con quello che stiamo facendo per mantenere lo spreco e per mantenere in funzione la macchina della privazione, vomiteremmo nella minestra per la possibilità che abbiamo perduto. L'ultimo componente da evidenziare ha a che fare col problema del potere di acquisto stesso. Una sicurezza intrinseca era necessaria per garantire la circolazione monetaria e la cosiddetta crescita, anche se le parti acquirenti non ce l'avevano. Bene, benvenuti nell'espansione del credito. L'accesso al credito è stato, in realtà, il motore principale della crescita economica in Occidente per molto, molto tempo, e una rapida occhiata al debito pubblico e privato a livello globale oggi dimostra che non è un'anomalia per una persona o per un paese vivere ben al di sopra dei propri mezzi finanziari. È davvero una moda del momento. L'ammontare del debito esistente a livello mondiale oggi supera di gran lunga l'intero volume monetario globale, ed è stato questo a creare denaro dal nulla, che ha compensato i limiti intrinseci di occupazione e salari. Tuttavia, per quanto tutto questo possa apparire fastidioso, così come l'irresponsabilità ecologica e la nevrosi culturale, non è che la punta dell'iceberg. Spesso dimentichiamo che le tendenze nascoste negli ultimi 2000 anni hanno suggerito che alcuni della nostra specie siano in apparenza più meritevoli di altri, e la schiavitù, lo sfruttamento e l'assicurarsi della privazione di un gruppo a vantaggio di un altro è stata considerata semplicemente una legge di natura. Durante il feudalesimo, nel Medioevo, le divisioni sociali erano definite in modo chiaro, con il re e i nobili, i baroni, eccetera, che mantenevano il controllo di un'orda di servi che erano praticamente schiavi, in cambio di risorse basilari e una certa protezione. Un tema ricorrente in quel periodo era che una superiorità genetica o religiosa dei regnanti e dei loro componenti dava loro il diritto di dominare. Tuttavia, mentre il feudalesimo mutava lentamente in monopolio statale e quindi il capitalismo di libero mercato, la visione del contadino medio o della classe in schiavitù salariata oggi esistente, è mutata a tal punto che questo minimo di protezione che prima c'era fu rimossa per sostenere una dottrina in cui, se una persona non è in grado di ottenere un lavoro nell'economia di mercato, il suo diritto alla vita o alla mera esistenza è completamente senza sicurezza. Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus e altre figure cardine degli albori del capitalismo moderno rendono molto chiaro che il sistema che sostengono non è per tutti. Non è che pensassero a qualche tipo di esclusione in particolare, non erano nazisti o chissà che, ma considerando un mondo di abbondanza limitata, sembra loro naturale. Adam Smith, osservando la natura di un ordine sociale definito da rapporti di proprietà, dichiarò: «Il governo civile, per quanto sia istituito per la sicurezza della proprietà, è in realtà istituito per la difesa dei ricchi contro i poveri o di coloro che hanno qualche proprietà nei confronti di coloro che non ne hanno affatto». David Ricardo, elaborando concetti darwiniani della sopravvivenza di mercato basata sulla mano invisibile di Smith, afferma che la povertà è inevitabile e la privazione dei poveri doveva essere una regola sociale della natura. Malthus arriva a dire che si fa solo del male ai poveri cercando di aiutarli, e aggiunge: invece di raccomandare l'igiene ai poveri, dovremmo incoraggiare abitudini opposte. Nelle nostre città dovremmo fare strade più strette, stipare più persone nelle case ed auspicare il ritorno della peste. Molti, sentendo una tale retorica oggi, reagirebbero con apprensione, non capendo l'origine della freddezza di tali affermazioni. Anche in questo caso, se tornassimo all'Europa preindustriale e sperimentassimo il grande squilibrio, la scarsità e la povertà, forse in realtà a causa della superata capacità di produzione della popolazione, la nostra intuizione potrebbe trarre la conclusione che la capacità di carico della terra semplicemente non fosse in grado di gestire l'attuale popolazione. Ci si potrebbe anche inventare delle giustificazioni di convenienza, è sul motivo per cui alcuni debbono prosperare e altri morire e soffrire di deprivazioni. Perché alcuni meritano una grande quantità di ricchezza, mentre altri devono essere condannati all'indigenza e alla sussistenza. Quindi è facile capire come questo classismo abbia tenuto duro. Anche se i suoi omologhi di razzismo e sessismo si sono lentamente attenuati nella cultura moderna. Oggi tutte le teorie economiche, da quella keynesiana a quella austriaca, sostengono il tema della volontà del mercato, in cui il valore non è misurabile dal fatto che tu esisti come essere umano, ma per il posto che occupi o non occupi nella macchina economica. Considerate questa citazione di Ricardo: contraendo gradualmente le leggi a favore dei poveri,
imprimendo ai poveri il valore dell'indipendenza, insegnando loro che non devono affidarsi a un ente di beneficenza, ma contando sui loro sforzi per sostentarsi. La prudenza e la previdenza sono virtù superflue e inutili, e poco alla volta ci avvicineremo a uno stato più sano e salutare. Vedete, in questo sistema la gente ottiene ciò per cui lavora, come se fosse un gioco a punteggio, come se la nostra natura competitiva non alimentasse la corruzione. Sbagliato! Oh no! Bob, che ci fai qui? E allora, che tipo di stronzate vi sta riempiendo questo Peter Joseph Stalin in questo episodio? Senti, ascoltate, amico. Gente, ciò che il capitano antilibertà qui sembra non capire è che i poveri sono fottutamente stupidi. Sono stupidi e pigri e hanno ciò che si meritano, va bene? E io sono così stufo di questo aiuto statale che arriva e tassa i miei sudati risparmi in modo che questi cretini possano viverci sopra e con i loro biglietti della Spiacente, Bob, stai bene? Rimettilo in gabbia. Ora, a questo punto potreste chiedervi, che cosa tutto questo ha a che fare con il consumismo? Beh, se capite l'etica tradizionale del capitalismo di mercato e come si rifiuta di accettare la possibilità di prendersi cura di tutti insieme all'illusione che coloro che finiscono per beneficiarne di più debbano essere più intelligenti e più degni di esistere degli altri. Come se fosse una legge di natura. Il ruolo della cultura del consumatore oggi assume uno scopo molto diverso. Esiste come un potente mezzo di controllo sociale e di mantenimento dello status quo, delle divisioni in classi e della sottomissione. Aiuta a perpetuare una tendenza rimasta in voga per molto tempo e fin dall'epoca dei re, coloro i quali hanno sfruttato le masse deboli per lungo, lungo tempo. Vedete, l'egoismo individualista materiale di oggi non solo accentua perfettamente i valori economici classici di Ricardo e Smith, rafforza anche il neoliberismo moderno, in cui la visione distaccata e indipendente degli interessi individuali e il narcisismo sono sacrosanti. Mentre ogni tentativo di lavorare per un'ampia considerazione sociale o per un ambiente comunitario è considerato eretico, allo stesso tempo esaspera la divisione di classe in quanto la cultura del consumo crea un strato di competizione e la condizione in cui l'avere più degli altri viene equiparato al successo. Improvvisamente il fatto che l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza del pianeta è ancora più giustificato quando lo scavalcare i senza tetto per strada e supporre che essi siano poveri a causa della loro mancanza di iniziativa, di pigrizia o di una qualche inferiorità generale. La cultura del consumatore moderno, la malattia di vanità consumistica, si assicura che il pubblico rimanga distratto o in conflitto con se stesso. Garantisce che i profitti di tali inutili e dispendiosi acquisti, guidati dall'insoddisfazione emotiva, continuerà a perpetrare e giustificare l'elite ricca, assicurando che i poveri e i miserabili del mondo rimangano al loro posto. Perché, indovinate un po', deve essere una qualche legge di natura. Pensieri finali. Probabilmente il concetto più deviato e delirante nel mondo di oggi è la libertà. Nella politica storicamente si è passati da un interesse generale per garantire la qualità della vita, rimuovendo effettivamente l'oppressione, ad una trovata di marketing per vendere cose di cui non si necessita, per garantire l'integrità di un'economia politica elitaria, intrinsecamente corrotta. Non so voi, ma a me non me ne frega più di tanto di quanti diversi tipi di dentifricio o deodorante posso scegliere in un negozio di alimentari. Mentre mi viene data contemporaneamente una finta scelta tra due politici, chiaramente della stessa fazione in un'elezione. Davvero non me ne frega granché della libertà di poter mettere insieme una grande bianco mocha doppio espresso non grasso vapore latte agitato amaro senza caffeina rincoglionisci mi dammi una pacca con il latte con extra panna montata da Starbucks. Vedete, la migliore forma di controllo sociale, il genere in cui l'illusione della scelta effettivamente persiste e l'ossessione di vanità del consumatore dilaga in tutto il mondo, incarna la nuova forma di democrazia. Lasciamo perdere la plutocrazia oligarchica che continua a dominare e distrugge il mondo. Concentriamoci su ricche celebrità sulla copertina del catalogo di beni che si spaccia per una rivista letteraria. E ancora, lasciamo perdere come il guadagno sia un modo per misurare il successo. E come delirante veramente sia per quel fenomeno psicologico di deprivazione relativa, che ci ha dimostrato che avere sempre più lusso non ci rende più felici, solo più nevrotici, insicuri e antisociali.
Lasciate perdere come l'uso di farmaci antidepressivi e altri disturbi di salute mentale emersi intorno alla nostra società materiale e fate quello che fanno in molti, andate a fare shopping. Oggi l'atto di fare acquisti è diventato davvero una forma di terapia per le persone, se ci fate caso. Un mezzo artificiale per sentirsi in pace con se stessi. E lasciate perdere il fatto che la più grande menzogna dietro il sistema politico è che non può esistere l'uguaglianza politica sulla scia di una perpetua disuguaglianza economica. La condizione tossica che abbiamo creato intorno a questa nuova libertà materialistica è alla base di uno spreco enorme. Non solo di risorse terrene, ma di uno spreco enorme di potenziale umano e dell'integrità umana stessa. Più beni possedete, più sarete posseduti. Hop, ah, hop, hola. Oh, salve, scusate. Guerra. Ci piace, vero? Far saltare in aria le cose, guardare la gente soffrire e morire, è eccitante. Violenza, dominio, rappresaglie ed altri attributi di questo questo fascino competitivo della guerra, chiaramente dominante nei nostri media con film, televisione ed altre espressioni che glorificano e rinforzano costantemente la gestione del conflitto. In effetti si è scoperto che prima che un ragazzo medio occidentale raggiunga i 14 anni di età ha già assistito alla rappresentazione visiva di oltre 8.000 omicidi, se non vi sembra poco. Detto questo mi sorge un dubbio. È l'arte che imita la vita o è la vita che imita l'arte? E anche non è interessante come la maggior parte degli americani dorma sonni tranquilli? Mentre le nostre forze militari invadono regolarmente, massacrano e rubano volontà in altre nazioni. Come naturalmente qualsiasi grande impero. Questa volta con un bilancio di oltre 1 milione di vittime civili, solo nell'ultimo decennio, tra cui molte donne e bambini. Eppure, la stessa cultura americana freme di orrore e confusione. Quando un tizio piomba in una scuola sparando a caso e facendo fuori qualche decina di ragazzini. Mi chiedo, come valutiamo chi è più importante in questo mondo quando si tratta della morte di gruppi di persone? Cosa ci rende così speciali? Nonostante la storia sia piena di idee xenofobe, razziste, religiose e nazionaliste che sono servite come giustificazione della disumanizzazione dei soprusi e degli abusi di potere, è emersa anche una grande verità scientifica spesso ignorata. Oggi ognuno di noi sa che discendiamo da un unico antenato. Questo antenato è una donna che visse pressappoco 200.000 anni fa. Si chiamava Eva mitocondriale ed è la prova che facciamo tutti parte di una grande famiglia. Anche il nostro pianeta, che tutti noi condividiamo, non conosce divisioni. È un sistema unico, in totale sinergia e collegato al suo interno. Non sa cosa sia una nazione, un politico o un razzista. Non riconosce in realtà alcun concetto umano, poiché le divisioni non esistono nelle leggi della natura a cui siamo tutti soggetti. Mark Twain scrisse: «L'uomo è l'unico patriota. Si isola nel suo paese, protetto dalla sua bandiera, e insulta le altre nazioni, tenendo pronte con grandi spese schiere di assassini in uniforme per impossessarsi dei territori altrui e impedire ad altri di impossessarsi del suo. E tra un massacro e l'altro, si lava il sangue dalle mani e predica la fratellanza universale tra gli uomini, solo a parole. Anche se amiamo tutti sentire parlare di idee di pace e collaborazione, sostenendo icone come Gandhi, Martin Luther King Jr., evidentemente qualcosa ci sta trattenendo sotto la superficie. Sì, sappiamo per certo che se prendessimo il totale della spesa di guerra di tutte le nazioni della Terra, migliaia di miliardi di dollari solo nell'ultimo quarto di secolo, e utilizzassimo il potenziale energetico di quel capitale per creare un avanzato sistema di gestione terra-uomo intelligente ed efficiente, non solo la povertà e la maggior parte delle privazioni sarebbero rimosse dalle nostre vite su scala globale, la nostra progressiva capacità di creare, costruire e migliorare, piuttosto che saccheggiare e sforzarsi di distruggere, potrebbe proiettarci in un'era di prosperità mai vista prima. Immaginate, se prendessimo il Pentagono in America o Northwood in Gran Bretagna, insieme ai centri militari avanzati di tutto il mondo, e cacciassimo a calci i fanatici dell'esercito,
Ok, mi spiace, non volevo essere duro. Dobbiamo pur fare qualcosa con loro. Forse possiamo semplicemente prenderli e metterli tutti nel Grand Canyon e lasciare che si pestino a sangue a vicenda e sperare che abbandonino i loro modi e passino oltre. Non lo so, ci penseremo dopo. Ma noi, come famiglia umana matura e intelligente, ora interessata a migliorare le vite di tutti, usiamo quella incredibile tecnologia per aiutare un progresso che sia veramente di sviluppo. Immaginate che il progetto Manhattan, che ha coinvolto circa 130.000 persone, in maggior parte scienziati e tecnici, non fosse stato dedicato alle costruzioni di una bomba che fosse in grado di distruggere su scala mai vista prima, ma utilizzato invece per quella spinta collaborativa per risolvere i veri problemi globali. Magari quegli stessi problemi che creano interesse nella guerra tanto per cominciare. Al giorno d'oggi le iperglorificate romanzate ossessioni per la competizione, il vantaggio e il conflitto si sono fatte strada in quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Non solo dichiariamo guerra in pratica a qualsiasi cosa ci disturbi, guerra alla droga, guerra alla povertà, guerra al crimine, guerra al terrorismo, guerra al cancro e così via. A parte le guerre nazionaliste praticamente costanti, viviamo in uno stato di guerra comune o guerra di classe, in cui ci combattiamo a vicenda quotidianamente, senza necessità per la sopravvivenza economica e illusione di Stato. Il punto è che è partito un meccanismo che ci tiene in una guerra continua su molti fronti, un elemento psicologico e sociologico che ci spinge sempre a giustificare questi comportamenti e, come dimostreremo in questo episodio, questo elemento è profondamente radicato ed è alla base del nostro stesso sistema socio-economico. Un sistema che ha creato una nevrosi in espansione distruttiva. Una nevrosi chiaramente tipica di una cultura in declino. Come possiamo pensare al termine di qualcosa di così dannoso come le guerre nazionali, quando su scala individuale la società di fatto elogia e ricompensa e rafforza la medesima spinta competitiva di base? Generalmente, quando la gente viene interrotta su questo aspetto, tende a giocare la carta della moralità, come se fosse rilevante una questione di grado e non di principio. Di solito questa vaga distinzione è spinta al punto che la competizione è positiva, ma non dovremmo mai spingerci troppo oltre e diventare violenti in nessuna maniera. Quindi ovviamente la domanda diventa: cosa costituisce violenza? Se invece di attaccarti direttamente in maniera fisica, ti mettessi in una condizione subdola ma gravemente tossica, in cui la tua vita viene accorciata di decenni da malattie cardiache, cancro, problemi mentali e altre conseguenze del genere, sarebbe considerata violenza questa? E se queste intenzioni non fossero nemmeno direttamente cattive, tipo una madre single disperata della classe povera, costretta a fare tre lavori per campare, che una notte non può badare adeguatamente al proprio bambino, e di conseguenza il figlio muoia? Ti chiedo, qual è la vera causa della morte che ne risulta? E la si può classificare come violenta? Per parafrasare Mahatma Gandhi, la povertà è la peggior forma di violenza. Vedi, la vera guerra che si combatte non è ovvia come molti pensano. La vera guerra esiste nella stessa struttura della nostra società. Una cosa che i funzionari della salute pubblica hanno chiamato violenza strutturale. Una guerra di fatto contro la salute pubblica e lo stesso equilibrio, che produce costantemente, vittima dopo vittima, con la sua oppressione nascosta. E questa forma di violenza uccide oggi più persone di tutti i generi di violenza comportamentale diretta messi assieme. La sua origine? Un sistema sociale, letteralmente costruito sulla competizione e lo sfruttamento. Allora, per tutti voi nobili attivisti là fuori, per tutti voi che vi accalcate nelle zone di protesta contro una nuova guerra nazionale e urlate a squarciagola, tenete presente che ve la state prendendo solo con un sintomo di un problema sociologico più ampio. E finché la comunità degli attivisti non comprenderà questo, mi spiace, ma le vostre proteste saranno inutili nel lungo termine. Perché non vanno alla base. Alle 14:50 più di metà dei corridori erano arrivati. La prima bomba esplode. Notizia dell'ultima ora dal Canada. La polizia dice di aver sventato un attacco terroristico collegato ad Al-Qaeda che mirava a distruggere una principale via di trasporto nordamericana. Una nuova e secca dichiarazione di guerra totale. Per la prima volta la misteriosa e riservata nazione ha minacciato un attacco nucleare preventivo contro gli Stati Uniti. Anche la Spagna sta sentendo la stretta economica. In quel paese uno su quattro sono al momento disoccupati e si prevede che la disoccupazione salirà ancora. La Cina e i paesi limitrofi stanno mobilitando le risorse per contrastare un nuovo ceppo di influenza aviaria.
Ospedali in corsa contro il tempo per contenere superbatteri prima che si diffondano fuori dagli ospedali, nel mondo. Ah! Gesù, mi avete spaventato. Ma hey, immagino vada tutto bene, giusto? Se guardate queste notizie ogni giorno, sembra che ci siano molte cose per cui preoccuparsi. Guerra nucleare, terrorismo, stermini di massa, bombardamenti di città, frodi societarie, influenza aviaria, fallimenti bancari, disoccupazione, inquinamento, bande, crimini in genere. E in base al vostro carattere e condizionamento, forse vi sarete già armati fino ai denti. E starete guardando questo spettacolo in un bunker sotterraneo da qualche parte e aspettando la fine della civiltà stessa. Qualunque sia il problema, l'idea di proteggersi da tali sventure ha sempre una maggiore diffusione oggi. Prigioni, polizia, assicurazioni, garanzie, agenzie di vigilanza, armi, militari e personali, perquisizioni doganali, sorveglianza governativa, eccetera. Rivelano una cultura di paura, per così dire, su molti livelli. Per non parlare della tendenza moderna in cui tali rischi sulla sicurezza attraggono la nostra attenzione. Per esempio, prima degli anni Ottanta, il pensiero che qualcuno, mentre va al lavoro, faccia fuori un paio di persone. Allora era un concetto relativamente remoto. Oggi vediamo ripetutamente questi atti di apparente violenza casuale. Non solo nelle aziende, ma nelle scuole, nelle chiese, nei cinema, nei negozi, agli eventi sportivi e in altre istituzioni comuni. La nostra capacità di ragionare nonostante questa oscura realtà non è forse così misera, come lo sono invece i metodi arcaici che noi come civiltà abbiamo architettato nel tentativo di opporci a questi problemi. Ad esempio, a seguito della crescente violenza armata degli Stati Uniti, la National Rifle Association vi dirà che il problema è la mancanza di sicurezza armata e che solo se armassimo semplicemente ognuno come nel selvaggio West, i problemi di violenza sociale cesserebbero. Mentre all'altro estremo la gente vi dirà che il problema è piuttosto causato dalla facilità di accesso. È troppo semplice avere un'arma. La strada giusta è togliere questa facilità d'accesso alle armi. Tuttavia, questi argomenti indicano il vero problema? Indicano la fonte del problema comportamentale? Dov'è la discussione nazionale sulla motivazione e la condizione sociologica da cui questi atti scaturiscono? Sottolineo questo poiché in un'era tecnologica in cui le persone possono ora stamparsi armi automatiche in segreto con stampanti 3D in casa, aprendo la strada ad un'eventuale rivoluzione nanotecnologica che permetterà alla gente di creare potenti armi a casa, bypassando le regolamentazioni commerciali stesse. Forse è il momento di ripensare al nostro senso di causalità, a meno che non abbiate intenzione di mettere fuori legge il progresso scientifico. La regolamentazione, prima o poi, non conterà assolutamente nulla. Allo stesso modo, a pensarci bene, forse abbiamo anche bisogno di fare un passo indietro e riconsiderare cosa sia davvero una minaccia per la nostra sicurezza, come si relazionano con le altre minacce. Il 15 aprile 2013 delle bombe sono esplose durante la maratona di Boston negli Stati Uniti, uccidendo 3 persone e attirando l'attenzione globale, come un altro 11 settembre. Eppure in Iraq nello stesso identico lunedì delle bombe esplosero uccidendo 20 volte lo stesso numero di persone. Ma di questo a nessuno sembrava importare un granché. Se fate caso, potreste notare che la vera pericolosità di una minaccia, quale che sia, o il reale prezzo della violenza, in realtà non contano molto nella percezione dell'establishment. È l'idea, il contesto, lo spettacolo politico che importa. Questo spiega perché l'America abbia speso quasi 5.000 miliardi di dollari sul cosiddetto terrorismo, quando i cittadini statunitensi oggi, e statisticamente sempre, sono morti maggiormente per allergia alle arachidi o nella vasca da bagno anziché in un attacco terroristico. Come vedremo in questo episodio, il settore della sicurezza o industria della paura, che comprende mezzi di informazioni, apparato militare e sistemi di giustizia criminale, non solo sfrutta la distorsione sociologica nata dalla fabbrica della nostra miseria, cioè l'ordine sociale basato sulla scarsità, che ora sembra stia accelerando in un circolo vizioso. Che altro posso dire? Dato tutto questo, sto cominciando a sospettare che forse, ma solo forse, qui si è in gioco il fondamento del nostro sistema socio-economico, ora non più funzionale al progresso umano su questo pianeta, ma di fatto è come una deriva verso una cultura in declino. Viviamo in un modello sociale basato su scarsità e inefficienza. Più la società risolve i problemi, più soddisfa i bisogni umani. Più si stabilizza riconoscendo potenzialità e limiti delle leggi naturali, meno l'economia monetaria potrà essere davvero sostenibile.
C'è un motivo per cui l'obiettivo finale del dottor Martin Luther King era un sistema di reddito garantito in tutti gli Stati Uniti. Egli sapeva che il razzismo era, per molti versi, un'estensione del classismo. L'esistenza della povertà, in un mondo che può creare abbondanza per soddisfare i bisogni di tutti, era niente più che un'oppressione strutturale, derivata da un sistema sociale elitario e fallito. Un'oppressione che genera, infatti, il crimine e la destabilizzazione in un circolo vizioso. Volete vedere un calo nelle economie proibitive della vendita di droga, la prostituzione, gli anelli rubati al mercato nero? Volete vedere una riduzione dell'abuso di farmaci e di automedicazione, sia legali che illegali? Volete vedere la fine della guerra nazionale, un miglioramento dell'infrastruttura sociale in modo che le malattie possano essere ridotte ad una frazione di quello che abbiamo ora? O forse volete vedere la fine delle sparatorie a scuola, della violenza armata e degli atti di terrorismo, sia come operazioni segrete finanziate dallo Stato che come reali attacchi? Allora è il momento che la famiglia umana riconosca il suo potenziale globale per raggiungere una realtà senza scarsità, che lavori per condividere le risorse, che si impegni per soddisfare i bisogni umani e concentri l'energia collaborativa sugli interessi per un vero miglioramento. Quindi rimuovendo la guerra intrinseca, inutilmente integrata nel nostro arcaico sistema socio-economico, insieme a tutto il risultante razzismo, odio, disumanizzazione, oppressione ed elitismo che manifesta. Non vi sto dicendo di scrivere al vostro membro del Parlamento. Se il sistema sociale è la malattia, allora coloro che si incaricano di garantire il suo finanziamento sono come tumori e lesioni. Votare un partito o pensare che un modo corretto di spesa pubblica cambierà il modo in cui va questo mondo sarà solo una delusione. Stiamo andando verso un nuovo approccio, una rivolta parallela di potere per spostare la corrente, e sia che ne siamo colpevoli o no, questa sta lentamente accadendo. E la domanda è: quanto vi coinvolge? Quanto ve ne importa? Comunque sia, siete i benvenuti nella cultura in declino, e questo spettacolo, per quanto merdoso sia, continuerà. Se invece vi coinvolge, allora forse questo reality show potrebbe finire prima di quanto pensiamo. Ma fino a quando ciò non accade, io sarò qui, sottolineando arrogantemente che la maggior parte di tutto quello in cui credete e avete caro è sbagliato. Quindi tornate alle vostre Bibbie, ai vostri videogiochi, ai porno su internet e agli AK-47 e divertitevi un po' in questo circo torbido che chiamiamo normalità. E fino alla prossima volta, sono Peter Joseph e chi vi piaccia o meno, io esisto come agente e vittima di una cultura in declino. Intanto, ragazzi, signore e signori, vi volevo, insomma, in qualche modo tirar sul morale, perché, nel senso, abbiamo parlato dei problemi, è vero, in questi primi due blocchi che abbiamo in qualche modo mixato per voi, però è anche vero che servono a farci riflettere e magari anche tirare fuori quello che possiamo pensare, se ci sono delle cose, appunto, che sono state dette, per cui non pensate di non essere d'accordo, o magari ci volete chiedere delle cose e magari ne discutiamo insieme, noi siamo qui per questo, ci farebbe piacere anche sentire le vostre voci. O se no, vi chiedo io qualcosa. C'è qualcuno che vuole parlare? Intanto volevo aggiungere una cosa che mi ero dimenticata anche prima, si fa accenno al fatto che l'1% della popolazione mondiale è detentore del 40% delle ricchezze. In realtà questa cosa, anzi ve lo chiedo, sapete se è cambiata, se è evoluta negli ultimi anni? Perché questo è un dato già È aumentata, incredibilmente. Perché la povertà fa aumentare un po' di ricchezza, ma non è buona. Esatto. Infatti la cosa inquietante è che in questo periodo di forte crisi economica, a quanto pare la cosa è... si sono estremizzate. Adesso l'1% della popolazione
Se siete al corrente di questa cosa, l'1% della popolazione è detentore di ben il 50% delle ricchezze del mondo. Quindi la cosa si è addirittura estremizzata e peggiorata. Questo periodo di crisi di cui ci hanno parlato tutti in tutte le salse, che è partito ufficialmente dal 2008, dalla crisi del Lehman Brothers negli Stati Uniti, eccetera, a quanto pare è servito ad arricchire ancora di più quelli che già erano ricchi. Adesso quelli che erano ricchi adesso sono ancora più ricchi e quelli che erano poveri sono ancora più poveri. Insomma, questa è una cosa un po'... Io volevo chiedervi invece se, nonostante appunto certamente ci siano chiari riferimenti agli Stati Uniti, se vedete che ci sono delle assonanze anche con l'Italia, con il nostro paese, no? Le cose di cui si sono parlate, il fatto che per esempio appunto, non so, la destra e la sinistra o repubblicani e democratici, più o meno alla fine quando, in soldoni, no? Quando c'è da votare, eccetera, sono abbastanza d'accordo, quindi è una finta dualità. Secondo voi è così anche in Italia oppure no? Non so, vorrei sentire anche la vostra opinione. In Italia c'è una sorta di colonia culturale che sta in politica, dicevo che l'Italia ha tanti aspetti una sorta di colonia culturale degli Stati Uniti, cioè fin dal 45 quando è iniziato il discorso delle basi, eccetera, attraverso quel meccanismo, non solo in Italia, ma secondo me in Italia è più evidente questo aspetto. Sudditanza. Purtroppo diciamo che c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, chiedere. Allora, in America c'erano tre partiti, ma uno lo hanno poi eliminato. In Italia, fino a poco tempo fa, ce n'erano tanti partiti. Mm-hmm. Per cui non è proprio così che l'Italia è uguale all'America. No, in Italia in America c'era già un tipo di democrazia. In Italia noi veniamo dal fascismo, per cui dall'autoritarismo. Abbiamo fatto la democrazia, l'hanno fatto tutti quelli che hanno vinto questo fascismo. Si sono uniti un bel giorno nel 1945, poi nel 1948 finalmente hanno fatto la nostra Costituzione. Tutto quello che hanno detto loro è tutto vero, solo che lo dicono male. Cioè, loro non propongono nulla per vincere queste cose. Noi con Vittoria ce l'abbiamo già, abbiamo delle leggi, si può vincere esclusivamente con le leggi sono scritte, per cui bisogna farle rispettare. Noi la Vittoria ce l'abbiamo già in pugno. L'articolo 3 della Costituzione dice che ogni cittadino deve essere salvaguardato dallo Stato, tutti i cittadini hanno la parità di diritti. Queste leggi qua sono diritti. C'è un piccolo problema, che lo Stato non può più produrre moneta, quindi non è questo il problema. È una legge, quando c'è una legge bisogna rispettarla, cioè, un diritto bisogna rispettarlo, per cui lo Stato, cioè noi non si può, lo Stato siamo noi, lo Stato siamo noi, ma lo Stato deve provvedere. Se lui non provvede non diciamo, perché noi abbiamo la cultura di non dire niente, noi abbiamo la cultura della comunità. Noi abbiamo una cultura di realisti, gente che non capisce un cazzo che sta lì, perché quelli che stanno lì non capiscono un cazzo, non hanno altra terza media. Abbiamo visto il ministro della pubblica istruzione che non ha, tipo, io faccio il giornalista e non è che sono abbastanza informato, solo politicamente. Abbiamo gente che non capisce niente, gente che va lì solamente dal realismo. Allora, una vera democrazia prima di tutto a tutti i partiti come ce l'avevamo qui. Non ha lo sbarramento al 4%, 4% significa che i partiti, se non raccolgono il 4% dei voti, non possono andare in Parlamento. E tu, che se la pensi come quelli che non hanno il 4%, non sei rappresentato. I partiti, come in Inghilterra, che nessuno per esempio conosce, per esempio un partito in Inghilterra che non dice, che non fa quello che ha detto nel programma, automaticamente viene mandato via per legge, per la Costituzione, se non fa quello che dice, o non vuole che sta facendo quello che dice. Questi sono, per cui il modo di vincere queste cose non è eliminando il denaro, signori, il denaro
Non ci sarà il denaro, ci sarà il servilismo, ci sarà che io gli do una patata alla signorina, la signorina mi dà un bicchiere. Adesso invece approfondiremo. Questo è l'economia, da quando c'è stato il baracco. Questa è la sua opinione. Adesso poi con l'ultimo filmato andiamo un pochino più a proposito a far vedere alcune soluzioni. Riprendendoci un attimo a questo secondo blocco, avete visto la parte iniziale, la parte più grossa, parlava un po' proprio del mercato, di come all'inizio del secolo, grazie alla meccanizzazione, l'industria era riuscita a provvedere a tutti i bisogni degli esseri umani e addirittura ha cominciato a fare dei surplus. In questo modo si poteva scegliere una strada diversa da quella che abbiamo preso, si poteva scegliere di ridurre il tempo da dedicare al lavoro, perché si riusciva a fare di più facendo di meno, produrre di più facendo di meno. E purtroppo invece ovviamente chi traeva profitti dall'industria non la pensava così, ha pensato di avere più guadagni e quindi hanno inventato il consumismo, hanno inventato la propaganda, l'hanno trasformata in pubblicità e ci siamo ritrovati in questa società in cui viviamo, in cui diamo per scontato molte cose. Una cosa che forse non abbiamo ancora spiegato, la parola Zeitgeist è stata citata all'inizio. Zeitgeist significa spirito del tempo, è una parola tedesca. In questo caso è un'accezione di quello che noi diamo per scontati, lo status quo. Per esempio nel Medioevo si dava per scontato che ci fosse il re, il principe, che per diritto divino o di genetico aveva il diritto di essere potente, di possedere tutto, anche i servi, e i servi era normale che fossero dei servi, mentre non so, ai tempi dei romani c'era l'imperatore, la grandezza dell'impero di Roma. Sono il pensiero comune che viene accettato nel nostro periodo, per esempio lo Zeitgeist è appunto il capitalismo, il consumismo, il libero mercato, la crescita. Adesso con il prossimo filmato invece facciamo vedere quello che auspicheremo che venisse adottato, un metodo diverso. Come abbiamo visto, la meccanizzazione è in grado ai giorni nostri di più o meno sostituire il lavoro, soprattutto quello alienante umano. Se all'inizio del secolo si poteva pensare di ridurre a 3 giorni lavorativi una settimana lavorativa di una persona, ai giorni nostri basterebbe il lavoro volontario di una piccola percentuale di popolazione per soddisfare i bisogni. Si parlava anche dell'accesso invece del possesso dei beni o dei servizi. Che senso avere tutti una telecamera, un super televisore, una macchina, una moto, un pulmino? C'è dell'internet, c'è gente che puoi chiedere. Sì. Sono delle proposte. Internet, sì, una minoranza perché non è ancora conosciuto. Ma per esempio internet per adesso, fino a quando ancora non ci mettono le mani sopra, è veramente un mondo libero. Infatti noi stiamo ci puoi parlare di si possono fare tante cose su internet. Perché è un popolo di internet è un popolo che ha una cultura libera, è difficile che loro li mettano le catene. E proprio è un popolo anche corto, per cui è difficile che loro riescano. Su internet ci trovi il popolo, poi ci trovi i peccatori come c'è. Su internet? Su internet ci trovi tutto, deve essere rispecchiato. Su internet ci trovi il truffatore, ci trovi il pedofilo, ci trovi anche il professore, ci trovi nello specchio della nostra vita. Però è stato fatto delle persone libere, insomma, sì. Che accettano queste cose, le quali accettano perché tutti sappiamo che non possiamo essere tutti bravi, ci sarà sempre qualcuno che è bravo. Per cui bisogna accettare determinate cose per vivere in una società, poi non è bravo perché i cani sono dei. Lo guarda innamorato, cioè quello lì, questo qua che non si è seduto un attimo, non so se volete aggiungere qualcosa. No, io prenderei subito sulle cose un po' più propositive, visto che siamo sfiniti un po' troppo. Esatto, vediamo. Posso aggiungere una cosa, una cosina piccola. Io spero che noi tutti qui siamo venuti qui per
perché abbiamo in mente già una predisposizione a un cambiamento. Però visto tutto quello che ci è stato fatto vedere in questi filmati, tutto quello che abbiamo visto nei filmati fino adesso, vorrei sapere da voi se qualcuno pensa che il movimento Zeitgeist voglia fare, un lavaggio del cervello. Tanto prima o poi tutto si attenerà, perché prima o poi automaticamente il soldo, per fare il soldo, si distruggerà, perché così è la vita. Ma questo no, io volevo andare un po' più profondamente su questo, perché non ho capito bene cosa vuole questo movimento. Perché tutto dipende da cosa noi consideriamo sporco da lavare. Cioè, se siamo noi che vogliamo, forse il lavaggio del cervello, non tutti i lavaggi del cervello vengono per nuocere, forse ne abbiamo proprio bisogno. Forse ne abbiamo proprio bisogno del lavaggio del cervello. Forse ciò che ci ha sporcato il cervello è ciò che ci hanno insegnato fino adesso, fin dalla nascita. Per cui dobbiamo capire a che cosa miriamo, cioè quanto siamo liberi di pensare. Quindi dobbiamo fare entrare dentro noi stessi e cercare di capire qual è la pillola rossa e qual è la pillola blu. Sì, forse vuol dire che non tutti i mali vengono per nuocere, è proprio vera questa cosa. C'è tra l'altro un ideogramma cinese che sta per la parola crisi, è formato da due ideogrammi in realtà, da due disegni, diciamo così, ed è molto interessante perché i cinesi, per esempio, lo grafizzano, mamma mia che parolone, in questo modo, cioè usano sia la parola pericolo che la parola opportunità per significare appunto la parola crisi. E in effetti noi ci troviamo in quel momento storico veramente fondamentale dove dovremo scegliere cosa vogliamo farne in questa crisi. Vogliamo che sia un pericolo o un'opportunità? Cioè abbiamo toccato il fondo probabilmente per alcuni, per molti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare come i Lemmings che poi si buttano dal dedo? Oppure vogliamo cercare di appunto di... Perché dopo la guerra c'è la costruzione. Quindi vediamo un pochino che cosa ci dice questo ultimo blocco e poi parliamo alla fine. Certo, chi sopra? Chi sopra? Ok. Oh, lei. Giocate mai con questi simpatici giochini di logica? Potrebbero aiutarvi a sconfiggere la noia all'aeroporto. Non c'è niente di misterioso. Vi danno un insieme di regole che vi portano ad ottenere un determinato obiettivo. Probabilmente non sono al meglio dell'intrattenimento odierno, ma non saprei. Può essere che dietro a questo gioco di mera logica e ragionamento ci sia qualcosa di più che il semplice ammazzare il tempo. Ovviamente noi tutti riteniamo di essere perfettamente razionali, questo è perfino ovvio. Infatti possiamo affermare che in una certa misura tale logica associativa causale è di per sé ineluttabile, di fatto cablata nei nostri complicati cervelli, ed è così che colleghiamo tra loro le nostre esperienze. È proprio la questione della certa misura che appare proprio dove sorgono i problemi, in quanto troppo spesso le premesse fondamentali sulle quali ci basiamo sono in realtà completamente distorte, o comunque non sono realmente supportate da alcuna prova necessaria a validarle. Inutile dire che il tentativo di essere logici in un quadro cognitivo illogico non ci porta da nessuna parte. Se scaviamo oggi nel profondo delle origini e principi di perpetuazione delle nostre più care istituzioni, dalla religione alla politica, dall'economia all'ordine sociale stesso, potremmo scoprire qualcosa che è chiamata fede o fiducia, anziché la ragione. E fede, per definizione, non è una premessa della logica. Fede significa credere in qualcosa senza alcuna prova e quindi in contraddizione con l'intero processo di comprensione.
Nel 1961 l'ingegnere Buckminster Fuller creò una simulazione globale chiamata The World Game. L'idea consisteva nel far funzionare il mondo per il 100% dell'umanità nel tempo più breve possibile, grazie alla cooperazione spontanea degli individui, senza danni ecologici e svantaggi per nessuno. È un esercizio di ragionamento. È abbastanza semplice. È un puzzle logico su grande scala, che anche nella sua forma più semplice è in realtà in netto contrasto con la struttura organizzativa di riferimento in cui la nostra società è inserita. È del tutto evidente. In realtà tutto ciò che questa linea di pensiero suggerisce è di adottare una prospettiva progettuale per la Terra e per la società umana, usando ciò che sappiamo riguardo la causalità scientifica, anziché l'anarchia elitaria del mercato, che di fatto muove il mondo attraverso la rigida fede superstiziosa, che ci dice che la mano invisibile del mercato tutto sa e tutto vede. E allora vi chiedo, se avessimo il coraggio di vedere la Terra come un puzzle, un problema da risolvere, con la nostra logica basata sul sistema di leggi e regole naturali del pianeta, le leggi conosciute della fisica, e se il nostro obiettivo fosse la massimizzazione della nostra efficienza economica, l'eliminazione della povertà, l'eliminazione delle guerre, di lavorare in modo strutturale per raggiungere un'abbondanza di energia verde e quindi lavorare per facilitare il successo dal punto di vista materiale per l'umanità, in armonia con la natura. Cosa? Che? Utopia, dite? Troppo idealista? Comunista? Beh, non so cosa ne pensate voi, ma per quanto mi riguarda, ogni volta che mi capita di rimuginare su questo pianeta che chiamiamo casa, una condizione sistemica che necessita di una sola cosa per assicurare la prosperità dell'umanità, rimango da un lato impressionato dalle incredibili conquiste che abbiamo ottenuto come specie, dall'altro rimango inorridito dai fallimenti causati dalla nostra ignoranza, gran parte dei quali derivati dal rifiuto di considerare la Terra un unico progetto sistemico e l'umanità come un'unica famiglia unita. Come questo finale di stagione di cultura in declino sostiene, l'umanità di fronte a una scelta, un bivio, a uno spartiacque esistenziale. È una mia convinzione personale che le decisioni di carattere sociale prese da questa generazione possano essere decisive per la sopravvivenza della nostra specie nel lungo termine. E forse entro la fine di questo episodio, voi come me, sentirete la necessità di pensare a quale sentiero seguire. Una cultura in ascesa o una cultura in declino? Scrittori di fantascienza, scienziati ed anche cosiddetti futuristi del mondo hanno immaginato diverse versioni su come potrebbe essere il futuro. Alcune sono modeste, positive o addirittura utopiche, altre distopiche, scure e oppressive, più vicine alla probabile verità. Il meglio che possiamo fare è misurare l'andazzo e tentare di ricavarne delle proiezioni, come forse ovviamente il fattore più rilevante, rappresentato dall'influenza di scienza e tecnologia. Ovviamente il progresso tecnologico ha il suo ritardo culturale, giusto? Tuttavia non sembra che oggi il divario tra progresso scientifico e la nostra comprensione di esso si stia divaricando sempre di più. Non vi sembra leggermente ovvio che la nostra capacità tecnologica stia superando la nostra maturità sociale? Beh, in effetti è una situazione abbastanza spaventosa, perché in realtà è un problema di valenza culturale. Scienza e tecnologia nelle mani di sviluppatori lungimiranti, che magari riconoscano la nostra profonda capacità di creare abbondanza, di stabilizzare la nostra influenza ecologica e diventare sostenibili sia dal punto di vista ambientale che culturale, tendono a vedere il mondo in modo molto diverso rispetto alle più comuni mentalità di mercato nazionaliste o elitiste, che vedono la società attraverso il filtro limitato e limitante dell'interesse proprio e della competizione, aumentando costantemente quel personalissimo guadagno e le spese degli altri. È una legge naturale, di conseguenza una virtù da lodare e ricompensare. In tale contesto potremmo vedere come questi stessi strumenti vengono usati per costruire armi più potenti, più tecnologia di sorveglianza e prigioni fisiche e psicologiche ancora più forti per la stragrande maggioranza dell'umanità, in modo da rimanere in servitù di un ristretto gruppo di persone ed essenzialmente la classe proprietaria. Quindi, detto questo, vi propongo un esercizio complicato. Usando la mia nuovissima macchina del tempo, sarò la vostra guida in un viaggio attraverso due possibili futuri. Prima visiteremo il mondo come potrebbe essere, se lo schema sociale, ecologico e tecnico attuale persistesse così com'è.
Poi visiteremo un possibile futuro assolutamente probabile. Se noi come specie fossimo semplicemente disposti ad impiegare il nostro vasto potenziale per forgiare un nuovo sistema sociale altamente efficiente con nuove pratiche. Un disegno che non sia utopico o idealista, ma piuttosto abbastanza semplice e pratico a realizzarsi, se semplicemente decidessimo di cambiare, in accordo con la logica della nostra esistenza. New York City, anno 2110. Ne è passato di tempo dalla caduta dell'impero statunitense e di conseguenza dal declino generale di gran parte del mondo. La massiccia influenza della politica economica statunitense, insieme ai corrispondenti valori materialistici, inefficienti e dispendiosi di risorse, figli dell'economia dei consumi, cominciò a raggiungere i propri limiti fisici verso la metà del XXI secolo. Fino a quel momento la corsa verso l'industrializzazione globale continuò imperterrita, con il mondo ancora alla ricerca del cosiddetto sogno americano. Senza considerare che se il mondo intero avesse adottato gli stessi livelli di consumo e spreco fatto dagli USA, sarebbero state necessarie le risorse di altri 4 pianeti Terra, semplicemente per poter andare avanti. Cosa accadde? Beh, ci sono stati 3 chiodi sulla barra del collasso sociale. La sinergia di questi problemi ha fatto sì che si amplificassero a vicenda in un circolo vizioso e quando la popolazione terrestre raggiunse gli 8 miliardi, appena prima della Terza Guerra Mondiale, la disoccupazione globale raggiunse i livelli del 65%. Tutti i governi del pianeta erano in bancarotta, l'uno contro l'altro, e le principali fonti di energia da idrocarburi affrontarono una scarsità destabilizzante. E nonostante che la Cina avesse vinto la guerra, la risoluzione che si raggiunse non durò molto. Il cancro e l'epidemia in Asia e oltre raggiunsero proporzioni catastrofiche, con un terzo del pianeta ancora inabitabile a causa dell'inquinamento industriale. Oggi la popolazione globale è scesa del 40% a causa di scarsità e malattie. Per quanto riguarda la crisi energetica, agli inizi del XXI secolo sono stati compiuti enormi progressi nella comprensione delle rinnovabili, dei sistemi energetici sostenibili. Stavamo imparando sulla carta come fermare l'utilizzo delle intrinsecamente scarse riserve energetiche inquinanti della Terra, rendendoci conto della quasi illimitata abbondanza del nostro universo rigenerativo e un potenziale energetico in grado di coprire più volte i nostri fabbisogni, se solo ci fossimo mossi velocemente a sufficienza per creare la giusta infrastruttura energetica. Sfortunatamente tale tentativo di transizione venne accolto dalla forte resistenza degli interessi finanziari. Vedete, c'era questa cosa chiamata libero mercato, che in verità era lontano dall'essere libero, consisteva di fatto in un sistema di protezione della guerra e dell'elitarismo, e più grande e profittevole diveniva un'industria, minore risultava l'incentivo finanziario ad alterarla. Il denaro era lo scopo del gioco, non la sostenibilità o l'efficienza. E il fatto era che avevamo bisogno di muoverci velocemente, usando le riserve di idrocarburi rimanenti, per creare le nuove infrastrutture per l'energia sostenibile. È stata una corsa contro l'aumento della popolazione mondiale, di conseguenza i suoi bisogni, e purtroppo abbiamo fallito, oltrepassando il punto di non ritorno. Quando finalmente la vera scarsità delle nostre risorse di idrocarburi fu compresa e accettata, il panico e la destabilizzazione sociale cominciarono rapidamente a fomentare le barricate. Qualunque, seppur minimo progresso compiuto, veniva rapidamente distrutto da lì a poco dalle guerre per l'acqua e l'energia. Allo stesso tempo, la Terra dovette affrontare più alti tassi di disoccupazione della storia. Da molti considerato un mito luddista, l'aumento esponenziale dell'automazione delle macchine nel XXI secolo creò una forte accelerazione della produttività industriale, a prezzi sempre più economici, dislocando i lavoratori più rapidamente di quanto la tecnologia riuscisse a creare nuovi lavori. Pensatori avanzati videro un grande cambiamento nell'architettura sociale. Forse l'antica idea del guadagnarsi da vivere poteva essere rimpiazzata dal vivere la vita. Potemmo vedere la nuova capacità di creare un'abbondanza per accogliere i bisogni di ciascun essere umano sulla Terra, 8 miliardi e oltre. Ma purtroppo questa prospettiva finì allo stesso modo delle nostre ambizioni sull'energia. Le corporazioni, ancorate ad una maniera di pensare che vedeva la meccanizzazione non come mezzo per raggiungere l'abbondanza, ma piuttosto come mezzo per risparmiare ancora più denaro nel processo di riduzione, creò un violento scontro, ma non solo tra lavoratori e proprietari, ma ironicamente uno scontro tra le funzioni sociali. Il capitalismo dovette affrontare la sua più grande contraddizione. All'improvviso, il lavoro poteva esistere, con sempre minor coinvolgimento umano.
Di conseguenza, la ricerca costante dell'efficienza di costo per il profitto significò inevitabilmente che sarebbero stati messi in circolazione meno soldi attraverso gli stipendi e così il sistema si spinse in un abisso senza fondo. Notando tutto ciò, alcuni vollero fermare la meccanizzazione. Sapendo che l'economia, per come era stata concepita, aveva letteralmente bisogno di lavoro, altri si diedero all'attivismo per cercare di convincere il mondo che era giunta l'ora di adattarsi e semplicemente di dare all'umanità quello di cui aveva bisogno per oltrepassare l'economia. Perché mai dovremmo inventare altri lavori e sprecare la vita umana soltanto per mantenere questo sistema? Ma ovviamente furono distrutti dai media, rigettati come socialisti parvenu e comunisti antiliberisti, intenti a corrompere la supposta libertà di quello che non era altro che una religione, il mercato onniveggente. E quando giunse il momento in cui i governi, controllati dalle corporazioni, non poterono più fingere di non vedere, il sentimento di rabbia e di sgomento era ormai incontrollabile. I sindacati scioperarono e il grido per la rivoluzione esplose. I luddisti incolparono la tecnologia per i loro problemi, le aziende incolparono le interferenze del governo, la controcultura incolpò la cospirazione idealizzata e pochi realizzarono che si trattava di un fallimento del sistema, un'evoluzione naturale della nostra cultura che esigeva rispetto e adattamento. E la terza e forse la più assurda delle piaghe sociali era l'illusione del debito finanziario. È una nota storica interessante il fatto che per qualche motivo le modalità del mercato non dissimili dalla criminalità organizzata di stampo mafioso non furono mai veramente accettate come legittima conseguenza, quando invece era di fatto un ethos dominante nella natura competitiva, guidata dalla scarsità propria del sistema. Secoli di negazione di tali concetti possono essere riscontrati negli innumerevoli libri di economia di questo modello ora fallito, sostenendo regolarmente che se uno di questi comportamenti si presentasse rappresenterebbe un'eccezione, piuttosto che una caratteristica propria del sistema stesso. Da questa inclinazione è emerso il sistema del debito. E se lo si intende strutturalmente come una forza di guerra o di classe, si può dire che il sistema ha servito all'elite molto bene e per un lungo periodo di tempo. Ogni forma di valuta prodotta fu creata dal debito e data in prestito con interessi ai governi, alle imprese e agli individui. E dato che è matematicamente impossibile che il debito potesse mai essere ripagato, poiché nell'economia globale ci sarebbe sempre stata una quantità di debito superiore rispetto al denaro disponibile per ripagarlo, dovuto dal meccanismo proprio del profitto, del ricarico degli interessi, permette un surplus di manodopera a basso costo, comportando un ampliamento di divario tra classi passando dall'1% della popolazione che possedeva il 40% della ricchezza del pianeta all'inizio del XXI secolo all'1% che ora ne possiede il 70%. Alla fine, la natura virale del meccanismo ha avuto la meglio su tutti. All'espansione di questa follia hanno contribuito poi in gran parte le istituzioni bancarie, prestando nuovamente moneta creata dal debito ai paesi ormai in bancarotta, solo per vedere anche queste banche mondiali fallire con il tempo. Fu la truffa più grande e inaspettata di tutti i tempi. Uno schema piramidale agli steroidi, destinato al fallimento per tutti. E una volta giunti alla Terza Guerra Mondiale, tutti i paesi risultarono vicendevolmente insolventi, portando al collasso del sistema bancario mondiale. Ovviamente durante questo calvario l'illusione della cosiddetta democrazia resisteva ancora, tanto religiosa e mitologica, nel suo intendimento quanto al cosiddetto libero mercato. Tutti si rivoltarono al loro governo rappresentativo, un'entità inequivocabilmente mafiosa, in relazione incestuosa con gli interessi finanziari delle corporazioni, che in virtù dell'etica dominante della guerra sociale di classe e della competizione aveva scarsi incentivi strutturali a prendersi cura della vasta maggioranza del mondo. E così fu. Mica tanto bene, no? Se questo futuro può sembrare un po' estremo nella sua presentazione, tenete in mente che è quello che suggeriscono le tendenze. Tuttavia, credo sia giunto il momento di adottare un punto di vista positivo al futuro, un futuro realmente possibile, se fossimo abbastanza intelligenti da organizzarci coerentemente. Los Angeles, 2110. Quello che un tempo era un mar di traffico urbano e folla agitata, all'inizio del XXI secolo è stato trasformato in un modello di efficienza e sicurezza. La tradizionale giornata lavorativa, dalle 9 alle 17, che ha costretto gran parte della società a imbottigliarsi in autostrade senza via d'uscita, verso una forma di schiavitù celata, è una memoria distante di una società nuova e tecnologicamente molto avanzata. La partecipazione alla società non è più basata sulla ristretta egocentrica ricerca del guadagno personale. La moneta ormai ha perso il suo uso molto tempo fa, in quanto fu superata la premessa alla base della sua esistenza.
La cultura finalmente si rese conto che un sistema tecnologico essenziale di collaborazione, condivisione di risorse e idee avrebbe reso possibile un mondo di abbondanza sostenibile e stabile, diverso da qualsiasi cosa che l'etica del mercato della scarsità, della competizione e della guerra di classe avrebbero mai potuto immaginare. Si chiamò la grande transizione, in cui i benefici di adottare una prospettiva di scala globale, assieme all'applicazione delle scienze fisiche, sociali e elementari, mise in moto un flusso di pensieri che trascese ogni cosa, che avremmo considerato normale all'inizio del XXI secolo. E nonostante fosse lontano dalla perfezione, il piano essenziale di prenderci cura di tutto funzionò, senza per questo pregiudicare il rispetto per l'ambiente naturale, sguinzagliando un genere di libertà umana e capacità di sviluppo mai vista prima. Per capire come emerse questo nuovo mondo, dobbiamo iniziare a riconoscere una tendenza che divenne evidente dall'inizio del XX secolo. Avendo l'umanità speso maggior parte della sua esistenza sotto il velo della superstizione, della scarsità imminente e l'elitarismo generale, l'idea fissa di non avere mai abbastanza e la perpetrazione della divisione tra ricchi e poveri sembrava essere solo un'immutabile legge della natura. Guerra dopo guerra, genocidio dopo genocidio, si è intuitivamente affermata la convinzione che tutto ciò fosse insito e proprio della condizione umana. Tuttavia, con lo sviluppo della scienza e la nozione di una cosa nota come efficienza tecnica, cominciò ad emergere una visione che segnò la svolta per quello che probabilmente rappresenta il cambiamento più radicale nella storia dell'organizzazione sociale umana. Si chiama effimeralizzazione, consiste nella capacità di fare molto di più con molto meno. Può sembrare un paradosso. La nostra evoluzione nella comprensione e nell'utilizzo delle risorse del pianeta, assieme all'approfondimento delle nostre conoscenze sulle leggi delle scienze naturali, ha azionato un processo di conservazione ed efficienza che col tempo fece sì che quantità sempre minori di materiale, lavoro ed energia fossero necessarie per produrre ed eseguire processi a supporto della vita. Per esempio, il primo computer costruito negli anni 40 copriva ben 1800 metri quadrati e pesava 30 tonnellate, consumava 160 kW di energia. Oggi un piccolo cellulare economico può fare calcoli molto più velocemente e consumando praticamente nulla in confronto. Le comunicazioni, che necessitavano di quantità incredibili di fili di rame per permettere di compiere telefonate, sono state sostituite da piccoli satelliti ultraleggeri. La costruzione d'ile, che richiedeva enormi quantità di lavoro e risorse, si è evoluta verso l'utilizzo di strutture prefabbricate ultraleggere, che poterono essere assemblate con l'automazione, impiegando solo una frazione del tempo, materiale e lavoro di prima, e allo stesso tempo risultando più resistenti e durature. Anche il settore base dell'alimentazione, l'agricoltura, che sin dal Neolitico era ristretto a determinate regioni, per via del clima e del tipo di terreno, conobbe una rivoluzione in termini di versatilità, in cui sistemi di agricoltura senza terreno permisero di coltivare cibo biologico localmente, senza pesticidi, con meno fertilizzante e senza sprechi di energia per i trasporti. L'idea della globalizzazione era un lontano ricordo, insieme all'immenso spreco che ha creato. Alla fine nessuna industria, piccola o grande, disdegnava questo metodo. La stessa forza operaia, con l'ausilio dell'automazione, finalmente applicata come sistema di produzione, migliorò incredibilmente in termini di efficienza e capacità, con sempre meno sforzo umano necessario nel tempo. Entro la metà del XXI secolo anche l'idea della produzione di massa venne accantonata, poiché il progresso della robotica modulare e la nanotecnologia fecero sì che la produzione avvenisse sul posto e a richiesta, in una varietà che non si era mai vista durante il capitalismo. L'idea di produrre beni su larga scala e immagazzinarli non esisteva più. Infatti, nella maggior parte delle case c'era ormai una stanza di produzione dove si stampavano abiti e utensili domestici di uso comune, direttamente in loco. E mano a mano che l'efficienza crebbe sempre più, portando il mondo in una condizione di abbondanza post-scarsità, dove nel contesto educativo della legge naturale, riconoscendo l'esistenza di limiti alla crescita e al consumo e rispettandoli, emerse un nuovo sistema valoriale che si gloriava della capacità di migliorare l'efficienza e mantenere l'equilibrio ecologico e la sostenibilità, e non solo la sostenibilità fisica in sé e per sé, ma la sostenibilità culturale. Essere in grado di prendersi cura di tutti non era una poetica conseguenza. Creare una forma di armonia terrena sconosciuta sino ad allora era uno scopo fondamentale. Ovviamente nessuna di queste transizioni furono indolore. L'economia del mercato e coloro che ne traevano maggior profitto tentarono sistematicamente di fermare questa trasformazione, poiché il loro status elitario veniva messo in discussione. Ci vollero decenni di attivismo e di dimostrazioni in tutto il mondo,
incluse persone potenti e facoltose, convinte che la vita potesse essere molto migliore anche per loro, oltre che per tutti gli altri, e che il vecchio sistema di mercato era semplicemente incompatibile con questo nuovo paradigma di efficienza ottimizzata e di efficienza assolutamente necessaria, non solo per il progresso della società, ma per salvarla. Oh cazzo, devo andar via, è quasi l'ora del mio programma preferito in TV. Bentornati a Sacco del Libero Mercato, il gioco che testa le tue conoscenze sull'economia globale e ci ricorda che la vera libertà risiede nella nostra capacità di togliere la libertà ad altri. Siamo adesso all'ultima manche con le categorie rimanenti. Quegli austriaci tontoloni, quale mafia? Vaffanculo tu e i tuoi sogni scolastici e poi dammi 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 mio mio mio. Tammy, è il tuo turno. Sam, scelgo vaffanculo tu e i tuoi sogni scolastici per $300, grazie. Attualmente negli Stati Uniti, quale forma indiretta di schiavitù sta salvando maggiormente la classe dirigente, generando legioni di giovani e disperati operai? Tim? Credo che sia la schiavitù del debito. La risposta è corretta, Tim! Infatti ci sono più o meno 1,2 trilioni di dollari solo di debito studentesco. Un bel incentivo alla carriera, questo è sicuro. Tim, tocca a te. Scelgo quale mafia per $400, grazie. Quale cartello indotto dal libero mercato al momento mantiene potere più oppressivo sulle politiche per il miglioramento della vita della pubblica sanità? Tammy? La Federal Reserve. Quasi, ma ha sbagliato. Fred? La Food and Drug Administration. Giusto! Infatti è vero, amici, abbiamo già cure per il cancro. Peccato che interferirebbero con i piani della mafia delle compagnie farmaceutiche. Fred? Sì, Sam, scelgo dammi 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 mio 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 per $600. Quale continente è stato sfruttato di più per le sue risorse naturali e la manodopera a basso prezzo fin dall'inizio dell'impero britannico? Fred? L'Asia? Molto vicino, ma no. Tammy? Sud America? Sei più vicina, ma no bueno. Tim? Africa. L'hai detto! Petrolio, minerali, spezie e anche persone furono trasportate dall'Occidente e fatte fruttare per centinaia di anni. Il miglior tipo di efficienza economica. Questo suono significa che il tempo è scaduto. Fred, sei il nostro nuovo vincitore! Tammy e Tim, prego, entrate nel vostro sacco del libero mercato, poiché d'ora in poi contribuirete ai mercati economici emergenti del terzo mondo. Tammy andrà nella bellissima Thailandia come schiava sessuale di uno dei mercati più promettenti nella regione, quello del traffico umano, mentre Tim va nel sud-est asiatico a lavorare 18 ore al giorno per 10 centesimi l'ora, facendo costose scarpe sportive per i ragazzini americani. E con questo è tutto. Linea allo sponsor. La maggior parte della gente non sa che il golf fu inventato da Alphonse Leggard, il cui occhio di vetro gli schizzò via quando starnutì troppo forte. Siccome aveva una gamba rotta, dovette fare putt con l'occhio fino a casa finché sua moglie lo raccolse per lui. Ma ormai sapeva di avere un nuovo sport ed un sogno. È tutto vero! Sai perché? Perché te l'ha detto un tizio in giacca e cravatta. Pensieri finali. Inizialmente mi sono dato all'attivismo, facendo quello che la maggior parte di noi faceva, dando la colpa agli altri e alle istituzioni. Non ti piace la guerra? Incolpiamo il presidente, il congresso e i lobbisti politici. Non ti piace lo scempio ecologico? Incolpiamo questo o quell'azienda corrotta, o qualche agenzia per lo scarso controllo di vigilanza. Non ti piace essere povero e socialmente incapacitato? Incolpiamo il controllo del governo e le sue interferenze in questo utopistico mercato libero di cui tutti parlano. La semplice verità è che la sola cosa da incolpare è la caotica dinamica causale dell'espressione del sistema stesso, a livello culturale. In altre parole, nessuno di noi crea o fa una qualsiasi cosa nella completa solitudine. È impossibile, perché siamo legati a un sistema e a livello fisico e psicologico è un continuo. Perciò la nostra visione della causalità rispetto al cambiamento sociale può essere realmente produttiva solo se cerchiamo e attingiamo alle influenze sociologiche più rilevanti, così da cominciare ad alterare negli effetti, alla radice. Non so voi, ma io sono stanco di ascoltare il 95% dei media, dei critici sociali, dei partiti politici, dei filosofi dell'economia, quei cosiddetti scienziati e quelle comunità attiviste.
che gridano e urlano e continuano a sprecare energia per rattoppare una nave che affonda, che non ha mai avuto alcuna speranza di restarsene a galla. Non dico che rattoppare non serva, ok, però ci stiamo veramente dissanguando per le nostre ferite. Tuttavia il grado di imbarazzo che proviamo, comportandoci come dei criceti sulla ruota, deve sembrare un'incredibile figata per un reality show di una televisione aliena che ci guarda da chissà dove. Il grande ormai defunto George Carlin disse: quando nasci su questo pianeta ti viene dato un biglietto per i fenomeni da baraccone e se nasci in America ti danno il posto in prima fila. Forse è vero che dietro ogni cinico c'è un idealista fallito, ma in un mondo dove ogni buona azione è punita, è facile vedere come la più sensibile delle condizioni umane non può che soffrire un trauma nello spirito, dove una sana e pura buona volontà, curiosità e sviluppo razionale è calpestata, soppressa e distrutta da un testardo tradizionalismo, temprato dalle ipotetiche virtù dell'elitismo arrogante. Eh sì, se non lo hai ancora capito, all'essenza di questa serie non c'è una satirica visione della vita moderna. Questa è una profonda e agitata espressione che spinge in parte il mio tentativo catartico per reprimere l'istinto di non fregarmene più di niente. Ciò detto, la mia speranza è che qualcuno di voi là fuori, che si identifica in questa situazione, cominci a capire la gravità di questa lotta sociale e si impegni per redimere questa epidemia di belligeranza intellettuale, conosciuta come lo Zeitgeist che subiamo. Con questo vorrei ringraziare tutti voi che avete sostenuto questo show e forse riusciremo a vedere un mondo con un unico scopo, accorgendoci che ogni cosa siamo noi e noi siamo ogni cosa. Una specie di responsabilità spirituale, se volete, che forse ci eleva dall'era oscura in cui sguazziamo adesso. Il mio nome è Peter Joseph e forse tu, come me, non ti crederai più una vittima di una cultura in declino, ma piuttosto un agente dell'evoluzione, un agente di una cultura in ascesa. Cosa ne pensate di questa serie? Noi, voi l'avete visto, in realtà sono sei puntate di Culture in Decline che sono state un po' sintetizzate, diciamo, da noi. Abbiamo fatto questo montaggio per vedere i punti salienti, diciamo, ma potete vedere tutti i materiali appunto di Zeitgeist che sono disponibili liberamente in rete. Così come tantissime altre cose in questo periodo. Infatti la cosa interessante è che appunto quando prima per esempio facevi riferimento al fatto che il baratto, no, queste cose qui, molto arcaiche, giustamente, sono d'accordo, non si tratta di passare o di ritornare al baratto, si tratta quanto piuttosto di rendersi conto che un pezzo di carta è un pezzo di carta, tutto lì. E se tu gli vuoi attribuire un valore nominale, è ridicolo ed è una violenza quella che si sta facendo. Cioè, non esiste più un contravalore in oro, sì, una volta. È una violenza inaudita perché se tu nasci appunto in un determinata area del mondo, semplicemente si accetta il fatto che il bambino appunto che nasce nell'Africa subsahariana, ovviamente non avendo soldi può anche crepare, non c'è problema. Lo lasciamo crepare tranquillamente, chi invece ha soldi ha diritto ad andare avanti. E i soldi, se vai a vedere, sono un pezzo di carta. Sono un pezzo di carta che significano interessi, significano debito da parte degli stati e da parte quindi dei cittadini. E tu ti chiedi, ma come mai un pezzo di carta realmente, che magari appunto è costato mezzo centesimo, no? Per fare...
gli attribuiamo un quando c'era la carta c'era il grano, sì, quando sì, non sì. c'era il grano c'erano le foreste dove cacciare, e siamo sempre lì, come lo vuoi chiamare, soldo ci sarà sempre, insomma, bisogna solo vedere come distribuirlo, perché non si può, non c'è, non può esistere una società di più uomini, è impossibile, sia naturalmente anche fra animali. Fra animali hanno le leggi, se tu guardi i documentari sulle scimmie, i documentari sui felini, no, non ne ho bisogno. No, vedi che hanno delle leggi, per esempio le scimmie hanno un capo, tutti cacciano insieme, prima mangia il capo, perché le scimmie sono carnivore anche, prima mangia il capo, poi mangiano tutti gli altri, prima mangiano i piccoletti. E i leoni, le leonesse cacciano, poi mangiano tutti quanti insieme, anche i cuccioli, e alla fine il leone che cosa fa? Il maschio protegge il gruppo. Questo è la legge. I leoni e gli orsi ci sono anche, no, i maschi sono... che mangiano i loro piccoli. Allora, io mi spiego perché mangiano loro piccoli. I loro piccoli li mangiano esclusivamente per potersi riaccoppiare con la femmina. No, perché sono piccoli gli altri e il loro non danno. Gli animali mi piacciono, loro mangiano i loro piccoli perché sono figli di altri, per cui è un leone nuovo che subentra nel gruppo, perché c'è un leone, poi ci sono tante femmine, adesso ci sono dei gruppi che hanno capito che due leoni si sanno comportare meglio, si stanno cominciando a emancipare, e quando la femmina ha avuto i piccoli del leone che è stato cacciato, loro li ammazzano, altrimenti non li ammazzano, ci giocano, sono loro figli. Non li conoscono dalle... e le femmine li vanno a nascondere addirittura, ma loro li fanno lo stesso. Per fortuna noi non siamo leoni, siamo esseri umani. In realtà noi vogliamo proprio proporre un tipo di società dove non ci sono i soldi e dove tutti riescono a convivere senza la necessità di dover acquistare le risorse. Sicuramente ci saranno le leggi che magari non saranno intese come proprio come le intendiamo adesso noi, saranno date più che altro da uno studio scientifico oggettivo di una cosa. La premessa fondamentale del mondo che vorremmo, al quale vorremmo arrivare, è quello di creare abbondanza di beni e servizi. Cioè attualmente noi per far funzionare il mercato abbiamo scarsità, la scarsità fa aumentare il costo di una cosa, per spendere ovviamente. Quando c'è la stagione gli agricoltori buttano via metà del loro raccolto per evitare che il costo delle cose che vendono si abbassi troppo. Quindi purtroppo la nostra società basata sul profitto ha questo limite, il limite che adesso siamo in depressione, cioè i prezzi diminuiscono, e diciamo che c'è un po' di inflazione, per cui siamo l'inflazione vuol dire che noi siamo in crisi, perché i prezzi non devono mai diminuire, devono aumentare. Quando i prezzi cominciano a diminuire è perché hanno tante cose che deposito, di mangiare, che c'è i pannolini, che c'è le macchine, e le deve, per cui i prezzi diminuiscono, ma questo vuol dire che c'è crisi, è pericoloso quando i prezzi diminuiscono, perché le persone non possono comprare. E quindi il tipo di società che stiamo proponendo è una dove appunto abbiamo eliminato il lavoro come necessità di sopravvivenza. Probabilmente la gente continuerà a fare qualcosa, l'essere umano potrà finalmente vivere la vita, ad esempio. Come dicevo il filmato, adesso lo scopo che ci viene indotto è quello di fare successo, di diventare una persona ricca. Molta gente ha questo obiettivo, quello di diventare... Questo è detto bene prima, è uno scopo per distrarre le persone. Esatto. Le persone possono sforzarsi. Diciamo che senza questo tipo di induzione, magari la gente comincerà invece a inseguire i propri sogni. Ci sono le persone che amano suonare, le persone che amano dipingere, le persone che amano costruire le cose, inventare... Guarda, passavo da Piazza Condusso, no? Da Condusso, ho visto una ragazza che aveva un cartello, voglio arrivare in seno, c'era scritto, e sotto, lo giuro, sotto aveva una ciotola e il minimo che c'era era 20 euro.
Essa si voleva rifare il seno e stava chiedendo l'elemosina. Uno che chiede l'elemosina e deve mangiare, gli danno niente. Per cui, vedi un po' come le persone, cioè questa chiede l'elemosina per farsi il seno, giusto? Esperimento sociale. Certo. Allora, tu secondo te cosa prende quando ti fanno vedere in televisione quello che ama Ferrari, magari con la bella ragazza lì? Che, cosa gli prendi? Prende perché è un tipo di cultura, ormai ci hanno bombardato. La propaganda. Per cui, intanto, se vogliamo cambiare le cose, bisogna cambiare la pubblicità. Esattamente. Soprattutto bisogna leggere dei libri, cose così. Perché tutte le cose che sono presenti nel Medioevo, nel Medioevo non è vero. Nel Medioevo la tecnica andava avanti, è stata fermata per far lavorare la gente, come è successo anche. Già è successo nel Medioevo che hanno fermato la tecnica, per esempio il mulino d'acqua erano stati inventati degli altri tipi di mulini che non mi ricordo, hanno fermato perché se no come facevano a lavorare le persone? Non potevano più lavorare, per cui fermavano solo nell'attività militare. Noi pochi sanno che la staffa del cavallo, ha fatto vincere parecchie battaglie e parecchie guerre, perché quando colpivano con la lancia loro si prendono con la staffa, invece prima che non avevano la staffa, se colpivano con la lancia venivano sbalzati dal cavallo. Per cui cosa bisogna fare? Bisogna, se voi volete fare una cosa del genere, tutti per creare una società dove insomma tutti quanti un po' fate qualcosa, vi aiutate, io sicuramente veramente. Allora io ti invito invece, intanto vi invito tutti a tirare fuori appunto vostre idee, perplessità, osservazioni, qualsiasi cosa, vorremmo sentire un po' tutti in effetti, però il tempo è un po' tiranno, nel senso che poi alle 7:30 quindi insomma non vorremmo neanche sforare, ma ci piacerebbe appunto fare aprire una discussione. La bella notizia è che non ci stiamo inventando niente, nel senso che queste cose stanno già succedendo. La moneta prima o poi sarà obsoleta, grazie a Dio. Grazie a Dio, sembra molto religioso, non sono religiosa, ma insomma, grazie a noi, grazie alle persone che vogliono cambiare questo sistema che è stato preso così dogmaticamente, siamo nati all'interno di questo sistema e l'abbiamo dato per scontato, abbiamo detto non c'è altro modo, no, di fuori della moneta, no, per portare avanti il mondo. In realtà ci sono realmente centinaia, se non migliaia, di associazioni e organizzazioni che stanno realmente cambiando le cose. Citava prima Ike Wikipedia, che tutti conosciamo, io credo che questo sia l'esempio più lampante di quanto possa fare la collaborazione assolutamente senza scopo di lucro, perché stiamo parlando di un'organizzazione che va avanti come d'altronde va avanti in maniera tranquillamente non ti preoccupare di questo, perché in realtà non cambia il senso del discorso, ma è normale. Io faccio un esempio del mio blog, chiedo perché non cambia il senso del discorso. Il senso del discorso è che tutte le persone che ci lavorano gratuitamente. Non tutti. Sì, esattamente, ci sono poche persone che vengono stipendiate e uno stragrande numero di persone che invece contribuiscono a Wikipedia senza scusami. Ok. Ciao Francesca, no, non servono dopo. Allora, ciao Francesca. Visto che anche voi dite che i tempi stringono e insomma, mi piacerebbe andare via con le informazioni che veramente mi interessano, che sono quelle più predisposte al futuro, al cambiamento, che per mia visione personale queste cose accadono quando c'è una rivoluzione dentro se stessi, prima di tutto. Quindi per quanto io possa essere d'accordo, non metto in discussione se sono d'accordo o no, ok? Metto in discussione come pensate di arrivare ad un mondo intero dove magari la maggioranza potrebbe essere d'accordo sì, d'accordo no, ma poi c'è anche una minoranza che farà fuoco e ferro per non lasciare che questa cosa avvenga. Cioè,
cioè, se fosse una persona, se lo può fare, lo fa. È una questione di collaborazione, di arrivare a tutti. E poi tutti devono volerci essere loro, quindi io voglio sapere per voi, che magari siete in questo momento di tempo, quali sono i passi che fate per fare che questa cosa, cioè, proprio fiorisca, germogli come deve essere, per poi diventare una cosa bella, no? I passi, le fasi, tutte le cose predisposte ad arrivare. Grazie Francesca. Grazie per la domanda. Era proprio quello che volevo spiegare. Esatto. Sì, sicuramente bisogna partire dal piccolo e prima persona. Ad esempio, proviamo a isolare un problema, il consumo delle fonti fossili. Lo step principe che si può fare è quello di cercare di usare il meno possibile la macchina e di cominciare a muovere con i mezzi, o meglio ancora in bicicletta o a piedi. Cioè, sembra una cosa molto stupida e banale, ma noi, cioè, i petrolieri sono forti perché c'è qualcuno che ti compra il petrolio, non perché chissà che cosa. E la vera democrazia che forse adesso in questo momento c'è è che noi come consumatori possiamo fare i nostri voti e fare le nostre scelte in base a quello che scegliamo. Ho fatto l'esempio del petrolio perché mi viene semplice con la bici, o mi muovo praticamente la mia bici, e seppur il riscaldamento mi arriva da fonti in parte fossili, perché nel nostro condominio c'è una caldaia a gas, abbiamo anche solare termico, quindi tutto sommato sto cercando di abbattere il possibile il mio impatto. È un esempio banale, ce ne sono tanti altri. La spesa, si può andare a comprare dalla grande distribuzione, dal supermercati, oppure si può cercare di andare a... si è messo proprio davanti alla... Non lo so questo. No, benvenuto. Come? Grazie. Ad un attimo, che non mi accompagna. Dicevo, per la spesa del proprio cibo si può andare da una grande distribuzione dei grossi supermercati, oppure si può provare a cercare un gruppo da questo solidale e comprare cibo locale dai contadini della zona, quando lo zero ormai non si considera più, però si può sempre cercare di aiutare i piccoli. Una cosa ecologica questa. Anche ecologica, ma anche economica, perché sta arrivando i tuoi soldi. Ci sono le mezze dei poveri, non può andare a fare questa, no? Sì, non sono da centro, però. Ok, io continuo a vedere tutto ciò che hai detto come una cosa proprio che riguarda solo una persona. Cioè, io posso portare questa informazione a casa, l'ho fatto io, magari la butto lì a qualche amico sperando che mi ascolti, tanto non lo farà perché non se ne frega, e io sono tornata a casa con magari il mio corretto modo di vivere quanto posso, però sì, non è l'importante che un'azione come un vero movimento, sì. Come però come però stiamo iniziando, lo incominci tu, lo incomincio io, lo incomincia un'altra persona, fino ad arrivare alla famosa massa critica. L'importante è arrivare all'1%. Poi si comincerà a sbilanciare sì la situazione. Allora, certamente come movimento noi stiamo facendo giornate come questa proprio per promuovere il possibile. Questo è un idee, quindi non è neanche troppo tecnico, ma facciamo presentazioni magari su argomenti più specifici. Quello che dicevi te è che io ho cambiato me stessa, sì, però sempre tornando all'esempio del ciclista, 20 anni fa in giro per Milano magari vedevi biciclette, adesso stanno cominciando a diventare una cosa normale. Io mi ricordo quando ho cominciato a andare in giro in bici, mi capitava spesso di non incontrare ciclisti, oramai anche quando piove incontro altri ciclisti, la cosa sta diventando sempre più normale, e una persona in macchina, in colonna, si vede le biciclette passare, magari si accende una lampadina. È un effetto a catena. Certamente per i grossi temi si sta lavorando, ci sono vari progetti, magari adesso ne vuole parlare Veronica. Quello è un altro discorso. Sulla parte, secondo me, più importante è cercare di cambiare se stessi e le proprie abitudini. No, certamente è fondamentale, cioè non puoi dire quanto sia bello seguire uno stile di vita sostenibile e poi andare a casa, non so, mangiare da McDonald's tutti i giorni o che so io, insomma, chiaramente devi agire di conseguenza tu in prima persona, e solo così, magari con la speranza di dare magari il buon esempio anche alle persone che ti stanno attorno, effettivamente la cosa si può sviluppare, può andare avanti.
Ma è successo anche, cioè, per prendere esempi veramente, noi stiamo prendendo adesso esempi veramente molto vicini a noi, no? La bicicletta, perché lui va a lavoro in bicicletta tutti i giorni, il gruppo di acquisto solidale piuttosto che il supermercato, per essere certo che magari il tuo prodotto è genuino, che non ha significato lo sfruttamento di persone dall'altra parte del mondo, non venendo dall'altra parte del mondo magari non hai contribuito massicciamente all'inquinamento, a peggiorare l'inquinamento. Insomma, ci sono tante piccole cose che una persona può fare per togliere potere ad un sistema che è evidentemente molto, molto sbagliato sotto molti punti di vista, no? E c'è anche per esempio l'esempio, non lo so, dell'olio di palma, che poi si possono dire tante cose sull'olio di palma, ma la cosa positiva che si è vista è che per esempio quando i consumatori e le organizzazioni si sono messi insieme, hanno fatto un boicottaggio importante, evidentemente le cose sono funzionate, tanto da costringere le grandi multinazionali, che sembrava impossibile che si sarebbero poi evidentemente ricrevute, che avrebbero cambiato il loro modo di fare, tantissime multinazionali, andiamo dalla Barilla a centinaia di altre, sono costrette a scrivere senza olio di palma, ormai lo troviamo quasi tutti i prodotti, cosa che fino a 2 anni fa forse era impossibile crederci. La Nutella continua assolutamente. Poi si possono dire tante cose, io non sono molto inferto ancora in merito dell'olio di palma, che effettivamente poi ci sono. È molto complesso, è un argomento che ho studiato a fondo, se volete poi ne parliamo in un altro momento. Ma è solo per dare un esempio di cosa può realmente significare l'organizzazione da parte delle persone, può significare tantissimo. Se tu vuoi togliere potere ad un certo stato di cose e ti organizzi bene, le cose evidentemente cambiano. Cambiano anche in maniera inaspettata, perché ripeto, ci sono grandi multinazionali che uno diceva sì, vabbè, io da sola cosa posso fare? No, magari tu da sola non fai nulla, ma se continui magari a parlarne, a riflettere con altre persone, questa cosa potrebbe andare avanti, così come è successo appunto con questo esempio. Ma in realtà, appunto, parlavo prima di Wikipedia, Wikipedia è un esempio che va sotto gli occhi di tutti, pare che sia da più di uno studio scientifico, pare che sia l'enciclopedia in assoluto più attendibile, più completa e più aggiornata del mondo, ed è un'enciclopedia fatta prevalentemente da volontari. Per cui non è vero che la gente senza il riscontro monetario non avrebbe niente da fare, non avrebbe voglia, non avrebbe lo stimolo per lavorare. In Italia, per esempio, il 10% della popolazione è impegnato ufficialmente in opere di volontariato. E questo cosa significa? Significa che evidentemente le persone hanno anche altri stimoli, che sono quelli della condivisione, del prendersi cura amorevolmente delle persone che ti stanno accanto senza bisogno di un riscontro di tipo monetario. E ci sono tantissimi altri esempi, in realtà, le nostre madri, le nostre sorelle, eccetera, in famiglia. Dimmi. Ok, però come togli l'alimento a qualcosa per evitare che esista? Cioè, noi tutti quegli atteggiamenti che noi possiamo adottare per impoverire la società che non ci piace, far nascere un nuovo, però d'altra parte, quando vai a togliere, devi avere anche l'altra parte che ti dà. Cioè, sì, quando dici io prendo questo atteggiamento in modo che perda forza la società, però il mio stesso bisogno deve essere compensato da qualcuno che me lo dà. Cioè, dai, ti passa a dare tanti beni e tanti servizi, però qui stiamo parlando di una fase in cui io mi limito per cercare di togliere l'alimento, però non sono ancora nella fase in cui tutte quelle belle cose me ne arriva qualcosa per tornare in equilibrio. Benissimo. No, dipende da quanto coraggioso sei, se vuoi essere un'iniziatrice di un movimento, oppure sì, però essere poi, già quella, cioè, che arriva di questo tutto pronto. Una società, cioè, ha tante cose più grandi delle singole persone, delle singole case. Sì. O no? Cioè, proprio strutture che funzionano. Francesca, la transizione non è una passeggiata che si scrive. Io lo chiamo così. Non andiamoci uno sopra l'altro. Io? No. Potevo dire una cosa. Volevo dire che ci si arriva a queste cose
come diceva lei, soprattutto tramite il nostro atteggiamento, e noi abbiamo in mano un'arma che ancora conosciamo e usiamo così poco, che è il boicottaggio. Il boicottaggio quando è la cosa dell'olio di palma. Perché è successo che le aziende hanno deciso di mettere senza olio di palma? Perché hanno visto che la gente non comprava più. È una forma di vuoto il boicottaggio. Noi possiamo cambiare le cose proprio grazie a questa becera democrazia, perché possiamo scegliere di non nutrirci di quello che loro ci mettono davanti, di distogliere la testa e andarlo a cercare altrove. Ci sono mille modi di boicottare la società, lo si può fare in un sacco di maniere. Poi il fatto di ecco, gli esempi che si faceva anche sulla remunerazione del lavoro. Non vogliamo vedere, per esempio, non abbiamo visto dei TED qui. Come sapete cosa sono i TED, no? I TED Talks. Sono le videoconferenze che si fanno. Ormai hanno raggiunto una quantità enorme i TED Talks che ci sono al mondo, perché nel giro di pochissimi anni si sono fatti. Hanno visto che c'è questo veicolo di idee, cioè l'acronimo TED vuol dire. Cos'è che vuol dire? No. Comunque è sintetizzata. No, sintetizzando questo, quello che voglio dire è che per far capire questi TED Talks, che ognuno è fatto nella lingua del paese che lo promuove, vengono sottotitolati da traduttori che lo fanno volontariamente. Io sono uno di questi. Nessuno prende una lira su quello che fa. E sapete che far tradurre e sottotitolare un filmato prende un casino di ore. Per ogni minuto c'è da spendere qualcosa come 10-15 minuti. Per ogni minuto di traduzione, di parlato. Un altro esempio di questo. Stavo parlando con un amico ieri che gli stavo facendo vedere la funzione del richiamo vocale tramite Google nel telefonino, e come fa le traduzioni, eccetera, usando il microfonino del telefono. E mi diceva, ma come si dice rubinetto in spagnolo? Gli ho detto, solo spagnolo. Adesso ti faccio vedere come si dice rubinetto in tedesco, e il telefonino risponde come si dice in cinese. Ma come fa a sapere tutte queste lingue? E tutte queste cose vengono aggiornate giornalmente da gente che traduce e immette dei dati gratuitamente. Nessuno glielo chiede, non glielo ha chiesto un lettore di farlo. E Google e tutte voi, perché io anch'io. Infatti, è una forma di cooperazione. Nessuno ci ha guadagnato, però ci hanno guadagnato tutti. Sentiamo, aspetta, no, dopo c'era Giancarlo. Allora, volevo dire qualche cosa. Per quanto riguarda il discorso dell'olio di palma, ho sentito dire che in realtà questa grande produzione che stanno facendo è orientata, si sta spostando comunque, soprattutto sui biocarburanti. Cioè, in realtà tutta questa produzione che stanno facendo sta diventando diesel in buona sostanza. Quindi non è che riducendo noi l'alimentazione, che sicuramente è stata una cosa positiva, risolva a livello planetario, cioè bisognerebbe anche impedire. Io nel mio piccolo metto dell'olio di girasole nel motore diesel che ho, perché è una cosa assolutamente piratesca. Qualsiasi olio va bene per il motore, olio di colza, cioè qualsiasi. I motori diesel sono stati progettati per andare a olio. Non fossile, quindi olio normale, rinnovabile. Però a parte questo volevo dire due cose a lei.
Allora, per quanto riguarda l'attivazione del processo, posso prendere spunto dalla donazione del sangue. Io dono il sangue e ogni volta che vado a donare il sangue c'è scritto porto un amico. Ecco, porto un amico è la tipica cosa che funziona. Cioè, se tu fai la cosa ti senti meglio. Se però porti un amico raddoppi l'effetto contrario. Quindi il primo consiglio che posso darti è: una volta che tu inneschi un meccanismo in qualsiasi ambito, se porti un amico, la cosa cambia. C'è a questo riguardo su YouTube, lo puoi trovare, uno straccio di un film che non ricordo esattamente come si chiama, però se cerchi Compassa al favore, lo conosco. Sì. Porti un amico moltiplicato per 3, voglio dire, è un meccanismo che funziona. È stato inventato da un bambino, ci hanno fatto poi anche un film, no? E quindi cioè la risposta a quella domanda secondo me la trovi in questi sistemi. Ok, solo dai, vieni in mezzo a noi. No, sì, allora io vengo soprattutto dal software di Go, quindi dal software perché si può copiare liberamente e adattare. Lì vedo tante possibilità e può essere un esempio simile a Wikimedia. Anche l'Alba Libro vedo molto forte in questo ambito, che stanno succedendo delle cose che non si nota molto bene, però succedono e succedono nascosti per la maggioranza delle persone, però stanno succedendo comunque. Tante cose che normalmente si è in casa non sappiamo come sono fatti normalmente, ma adesso stanno arrivando dei dispositivi dove esattamente si sa a livello hardware cosa fanno. Stranamente si capisce che tanti vengono intercettati, come Renzi è stato intercettato, è stato intercettato anche quel carico politico, è stato intercettato anche Gentiloni. E cosa succede? Che nessuno si preoccupa più di tanto. Questo perché? Perché o per il software, o per l'hardware, o per altre cose, comunque, e sembra normale che sia accetta. Perché? Perché non si sa del software proprietario che gira e non si sa dell'hardware che funziona. Si può vedere tante cose a livello di software libero, di hardware libero, dove veramente si può controllare come è fatto. Allora sì, effettivamente, quindi per concludere il discorso, ci sono tantissimi modi in cui si sta evolvendo il mondo e sono veramente molto efficaci anche e si stanno diffondendo rapidamente. Uno è il software libero, di cui parlava appunto Ike, che è un gran conoscitore di questo argomento, essendo anche lui un softwareista libero. E poi un'altra cosa importante in realtà è che ci sono vari modi che stanno in qualche modo modificando la realtà, come per esempio c'è la condivisione del cibo, food sharing, ne abbiamo fatto parte, e stiamo appoggiando varie organizzazioni che si stanno occupando appunto di fare un cambiamento di un certo tipo. Quindi Italia che cambia, per esempio, se facciamo parte, è una di queste organizzazioni che sta cercando di fare cultura, mettere insieme le persone, cercare di farle lavorare insieme per qualcosa di costruttivo e che voglia insomma cambiare un pochino le cose in positivo, il volto dell'Italia in positivo, e tantissime altre cose di cui si potrebbe parlare che probabilmente sono anche sotto gli occhi di tutti e che sono sotto gli occhi di tutti anche grazie ad internet. Esatto, noi in realtà vi vogliamo anche invitare magari a venire alla nostra presentazione, che sarà, Davide, quando è la presentazione? Fra un mese circa. Esatto, circa fra un mese. Sappiamo esattamente il
giorno, quindi vi diciamo di quello era solo per specificare un po' la curiosità, però quindi, nella presentazione diciamo dovrebbe essere il 10 giugno. Il 10 giugno, sempre a quest'ora, no? Sempre a quest'ora ci sarà la nostra presentazione qui a Chiama Milano, in cui parleremo di tutte queste cose, anche delle organizzazioni a noi vicine con le quali stiamo collaborando, che stanno producendo un cambiamento efficace. Per cui, insomma, di questo ne parleremo ovviamente con più attenzione, più nel dettaglio. È stato un piacere. Ciao.